Buonasera a tutti, è un grande onore, un piacere come sindaco di questo comune darvi il benvenuto e soprattutto dare il benvenuto ad illustri studiosi di fama internazionale che ci aiuteranno questo pomeriggio a riflettere in modo critico, rompendo anche un po' gli schemi classici, su un tema di straordinaria attualità, di grande interesse non soltanto politico in senso stretto, ma anche dal punto di vista sociologico, come riflettere sulle riforme costituzionali e come riflettere in particolare su questa parola che negli ultimi mesi è diventata estremamente attuale, che è quella di premierato. Ma come avete visto, lo stesso titolo già ha in sé un punto interrogativo, per cui la domanda è quale premierato. E questo titolo e questa domanda succede a una prima parte del titolo stesso, che è le riforme costituzionali. Come amministrazione abbiamo voluto coinvolgere, anche grazie in particolare al professor Lancaster, che è nostro concittadino e che ha seguito in prima persona insieme a questo gruppo di illustri studiosi, alcuni dei quali sono in arrivo anche. Temi a livello parlamentare, a livello di Corte Costituzionale, hanno affrontato l'argomento dal punto di vista tecnico, dal punto di vista giuridico e dal punto di vista anche di filosofia del diritto, quindi a 360 gradi. Io dico questo, che il Comune offre un servizio di riflessione e diventa un punto di riferimento laboratoriale anche, per un confronto delle prospettive. E questo gioco di prospettiva ci porta a rompere gli schemi. Quindi non più schemi di appartenenza, che legittimi, che ognuno può avere rispetto alle proprie visioni politiche, ma cercare di affrontare la questione da un punto di vista anche tecnico, della portata in gioco rispetto a riforme di cui si parla tantissimi anni ormai. E io direi che questa riflessione, almeno dal mio personale punto di vista, nasce anche da un assunto. Quello che spesso si tende, ci sono degli studi sociologici e anche scientifici in merito ad alcune analisi dei social media, dove la polarizzazione favorisce una maggiore attenzione. Se vediamo anche gli studi sui social, i like, le modalità di interagire su uno stile di comunicazione, quando c'è una comunicazione più dirompente e si creano delle forme di polarizzazione quasi binaria, si crea in qualche modo da un lato un'opinione, ma dall'altra queste tesi dirompenti creano aggregazione, quasi dei veri e propri attrattori dinamici che attirano da una parte o dall'altra. Ed è quello un po' che è accaduto negli ultimi anni quando sul tema delle riforme si arriva poi a dei referendum. Cioè si arriva ad un confronto democratico sul nostro territorio di prospettive che si mettono in gioco molto spesso in modo conflittuale, e che negli ultimi anni hanno visto, credo, poche volte l'ottenimento, il raggiungimento dello scopo, ma anche se l'avessero ottenuto, io direi che ci sarebbe stata sempre una parte che avrebbe vissuto quel tipo di assunto come una sconfitta rispetto a un'altra. E allora mi viene da pensare in questa apertura all'articolo 138 della Costituzione, che in qualche modo vede anche e dà un indirizzo alle istituzioni, cioè quello di, sì, certo, il referendum è fondamentale, è importante, il confronto, il consenso, però i nostri rappresentanti istituzionali democraticamente eletti hanno anche il compito di confrontarsi, di riflettere, di portare ad un confronto che a volte deve superare le appartenenze o a volte deve anche permettere all'una e alle altre parti di ascoltarsi per trovare soluzioni, cioè l'opportunità che, raggiunta un certo numero di parlamentari, si raggiunga un accordo, un risultato. In fin dei conti, i parlamentari rappresentano il nostro territorio, hanno un mandato di democrazia rappresentativa parlamentare di poter svolgere un ruolo. Allora, perché non riflettere su come poter trovare anche delle forme di superamento delle posizioni in gioco? Salve, buonasera. Lo dice. Buonasera, salve. Un sindaco, diciamo, civico di un'amministrazione di centrosinistra che però ha
ha un dialogo costante con tante forme civiche di visioni anche molto, molto diverse sul nostro territorio, e noi sperimentiamo questa forma di dialogo costruttivo su temi, su problemi, su questioni. E quindi da un territorio come questo, dove si sta lavorando su dei temi, su dei valori, arrivare a riflettere anche a livello sovracomunale su questioni di natura nazionale, si offre semplicemente un servizio a tutti i cittadini, alle forze politiche, ai cittadini, a chiunque è impegnato e vive il proprio essere cittadino quasi come una vocazione, come anche quello di un servizio alla collettività, poter riflettere dalla propria prospettiva ad un confronto critico su un tema che oggi affrontiamo in termini tecnici. E quindi il mio è un augurio di buon lavoro a questo gruppo di studiosi straordinari e un ringraziamento in particolare al professor Lancaster, che è il nostro concittadino, che ha proposto questo progetto di convegno e che, a giudicare dall'adesione della cittadinanza, è ben riuscito. Però sulla questione tecnica e su semplicemente la prospettiva di questo programma di questa sera, io lascio la parola sicuramente al professor Lancaster per poter introdurre e coordinare i lavori. E prima di lasciargli la parola, ringrazio i relatori, i professori che ci hanno raggiunto oggi per affrontare insieme un tema di natura nazionale. Solo una battuta: oggi siamo in una sala piccola, anche se è quella più rappresentativa, perché è la sala storica di Palazzo Grutter, la sala che noi utilizziamo per le nostre conferenze e per la nostra promozione, diciamo, del libro e delle rassegne letterarie. Spero che da aprile si possano vedere già i lavori di questa terribile struttura abbandonata dinanzi a noi. Ad aprile noi iniziamo la consegna dei lavori, l'abbattimento del mercato coperto, e quindi speriamo presto che nei prossimi mesi, anzi l'anno prossimo, il prossimo convegno si possa fare nella sala istituzionale, che sarà la sala sotterranea grande, che potrà ospitare assai più persone. Grazie e buon lavoro. Grazie a Mirko De Bernardo, che è sindaco di questa città di Grottaferrata, città del libro, che è l'unico quindi ad avere conoscenza diretta di come ci si fa eleggere direttamente. E in realtà la legge numero 81 del 1993 è il pilastro su cui si dibatte il cosiddetto premierato. Un'altra osservazione preliminare: nel 1983 io sono divenuto cittadino di Grottaferrata, mi sono trasferito da Pavia a Roma e mia madre ha indicato Grottaferrata come punto di caduta. Adesso ho una casa a Castel Gandolfo, ma sono grottaferratese senso stretto, anche perché mi sono sposato in questa sala, quindi non pensiate che il sindaco abbia scelto questa sala per altro motivo che per l'8 marzo e per altri tipi di motivi. Ma al di là del tipo dell'osservazione di tipo personale, nel 1983 si dibatteva già sulle riforme istituzionali, e la data di istituzione della cosiddetta Commissione Bozzi, Commissione sulle riforme istituzionali. Ce ne sono state altre: c'è stata la Commissione De Mita-Iotti nel 92-93, poi c'è stata la Commissione Speroni e poi la Commissione D'Alema nel 97, e poi le riforme istituzionali del centro-sinistra nel 2001, il titolo quinto della Costituzione, poi quelle di Berlusconi nel 2002-2003 fino al 2005, e c'è stato la vicenda del referendum negativo per
le trasformazioni proposte dal centrodestra, poi in altri tipi di vicende con il governo Renzi si è arrivati ad un'altra proposta di tipo costituzionale che è stata rigettata per dire che il corpo elettorale può essere un giudice divisivo nel 2016. Ecco, oggi si ripropone questa proposta che viene chiamata di premierato, ma in realtà è di neoparlamentarismo inchiavardante, per essere molto espliciti, e cioè tende a risolvere alcuni problemi del sistema politico costituzionale italiano, e quindi l'instabilità governativa, la volatilità, il colloquio eccessivo all'interno delle coalizioni e il transfughismo e la scarsa capacità del corpo elettorale di incidere sull'indirizzo politico e sulle maggioranze di governo. Ecco, questo però con soluzioni tutto affatto particolari. Ora, stasera discuteranno di questo progetto, che è il DDL, disegno di legge numero 935, presentato nel novembre dell'anno scorso, ma in gestazione da molti mesi in precedenza, i professori Bifulco, Raffaele Bifulco, ordinario di diritto costituzionale alla LUIS, Guido Carli, il mio doppio. Io mi chiamo Fulco, lui si chiama Bifulco, e questo è un gioco. Quando eravamo senza il professor Marini abbiamo detto che in ogni caso potevamo iniziare perché avevamo un trifulco. Che è autore di numerose pubblicazioni, tra cui un commentario della Costituzione dei primi anni di questo millennio e di un trattato di diritto costituzionale sicuramente avrà una sua incidenza come il trattato di Orlando. Stefano Ceccanti, che qui è bloccato nel traffico di Roma, ma sta arrivando, ha detto che arrivava in 5 minuti, 10 minuti, un quarto d'ora, ma arriva con la moglie, quindi siamo sicuri che l'8 marzo sarà presente. È ordinario di diritto pubblico comparato nella facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma La Sapienza, ed è un esperto, oltre che essere stato senatore e prima ancora deputato, è un esperto di problemi istituzionali. Li ha seguito dagli anni 90 in poi il tema delle riforme istituzionali ed in particolare della forma di governo parlamentare razionalizzata. Forma di governo parlamentare razionalizzata, iperrazionalizzata, come direbbe appunto uno dei suoi maestri, il presidente della Corte Costituzionale Augusto Barbera, una forma di governo neoparlamentare. Ultimo ma non ultimo, il professor Francesco Saverio Marini, ordinario di diritto pubblico nell'Università di Tor Vergata, e il professor Mirko Di Bernardo, quando sente Università di Tor Vergata, si commuove immediatamente, nonostante sia all'Unicusano in questo momento, perché è il suo baccello, ordinario appunto di diritto pubblico a Tor Vergata, ed è autore di commentari di diritto pubblico e di commentari di diritto amministrativo all'apice della dottrina. Qual è il mio compito, oltre che da emerito grottaferratese, adesso posso dire, in questo senso, e evidenziare gli obiettivi della proposta e i precedenti in sintesi,
le caratteristiche della proposta, i punti deboli della proposta, Meloni Casellati, e fare una serie di osservazioni. Ecco il professor Ceccanti, dov'è la tua gentile consorte? Sta arrivando, parcheggia. Ecco l'autoritarismo emergente. Il professor Stefano Ceccanti è stato già presentato da me, ma lui sa che non ho potuto dire che tutto il bene possibile. Mi riascolterò dopo sulla telecamera. Ah, c'è anche un controllo. Allora, quali sono le caratteristiche della proposta? Le caratteristiche della proposta 935 fa parte del programma di governo di centrodestra. Nel settembre del 2022 governo di centro, i partiti di centrodestra, cioè i Fratelli d'Italia, la Lega e Forza Italia, hanno vinto le elezioni in maniera anche interessante. Avevano firmato un programma di coalizione che dal punto di vista istituzionale era basato su tre elementi. Primo, la proposta di elezione del Presidente della Repubblica in modo diretto. Secondo, l'applicazione dell'articolo 116 della Costituzione e in particolare altri elementi. Terzo, la riforma. Questo voleva la Lega. Il terzo, invece, la riforma della giustizia. Durante i primi sei mesi dell'anno scorso, la proposta di elezione diretta del Capo dello Stato, che è una delle proposte tradizionali della destra italiana, del MIS sin dal 1944, si potrebbe dire, se non dal 48. Poi nel 60 con Giorgio Almirante negli anni successivi è stata sostituita dal Presidente del Consiglio Meloni con l'elezione diretta del Presidente del Consiglio e quindi del Premier, arrivando ad una convergenza che dovrebbe poi essere più ampia anche per quanto riguarda l'opposizione. Gli scopi sono quelli che ho già detto in precedenza. Un progetto di revisione per contrastare l'instabilità dei governi, l'eterogeneità e la volatilità delle maggioranze, il trasfughismo parlamentare e rafforzare il ruolo del corpo elettorale. Vi devo dire subito che la proposta è stata maieuticamente aiutata a nascere. L'ostetrico è stato il senatore Renzi, perché il senatore Renzi a fine luglio, inizi di agosto, vedo che il professor Marini sorride, perché non ho messo in evidenza che il professor Marini è il... l'ostetrico numero due. No, è il medico... Il primario che stava fuori la stanza. No, è meglio detto, sarò colpito da una scomunica, è l'archiatra pontificio, perché è il medico della papa o della papessa, presidente del Consiglio, e quindi è l'archiatra pontificio, ma fine luglio, inizio di agosto del 2023 è uscito il progetto, il disegno di legge di Renzi, che è un disegno di legge di premierato, forse più coerente
del disegno di legge 935, perché non soggetto ai problemi coalizionali. Ed è questo uno degli elementi su cui soffermarsi, e cioè il progetto di legge che è stato presentato alle Camere, approvato dal Consiglio dei Ministri il 3 di novembre, presentato alle Camere il 15 di novembre, è cambiato in progress dai mesi di settembre, ottobre, quando è stato redatto, novembre addirittura nel periodo di bollinatura del disegno di legge, e adesso è stato soggetto nuovamente ad una serie di emendamenti che lo stanno rendendo sempre più consono. Che cosa dice questo progetto? In sostanza che vengono, le cose non importanti sono i senatori a vita, vengono eliminati, non fisicamente ma per estinzione. Gli articoli fondamentali che vengono toccati sono l'articolo 92 e 94, c'è anche l'88 e il 57 della Costituzione, ma quelli fondamentali li sono il 92 e il 94. Il mio maestro Mario Garizia, con Giuliano Amato, ci ha scritto le sue monografie degli anni 50-60, ed è il centro della forma di governo parlamentare. In realtà nell'articolo 92 della Costituzione, così come sostituito dal progetto, si evidenzia la necessità di una elezione unetrina, cioè il alle elezioni generali si elegge non soltanto i membri della Camera, i membri del Senato, ma questi sono collegati ad un candidato di coalizione o a un candidato di partito. Questa è la sostanza del progetto reale. Ci sono poi all'articolo 94 delle tecnicalità relative alla possibilità di sostituzione del leader eletto direttamente. In sostanza, il progetto incide sia sulla forma di governo sia sul sistema elettorale. È la prima volta che nella Costituzione si prevede una tecnicalità relativa al sistema elettorale, ovvero al meccanismo di trasformazione dei voti in seggi. Alla Costituente, quando si era teso a proporzionalizzare, a inserire la proporzionale all'interno della Costituzione, il Presidente della Commissione di 75, Ruini, aveva detto no, non si può fare. E infatti fece anche in modo di eliminare questa previsione per il referendum di cui all'articolo 75 della Costituzione. È una riforma quindi molto importante, molto incisiva, che in sostanza può trasformare il nostro sistema. Il problema, e i miei dubbi sono questi, non è una cura troppo forte? Questa è una delle domande. Non è un troppo forte l'incisività della riforma? Non ci porta in Ungheria, ipotizzando di andare a Londra o a Parigi o a Bonn, quindi modello tedesco, modello francese, modello britannico, il vero modello di forma di governo parlamentare? Non è forse meglio incidere più
dolcemente sul sistema attraverso meccanismi di stabilizzazione della forma di governo tipici del parlamentarismo razionalizzato, ovvero il sistema tedesco della sfiducia costruttiva. Ecco, sotto questo punto di vista qui abbiamo tre posizioni che possono essere interessanti per il dibattito proposto dal sindaco di Grottaferrata, ovvero due posizioni, quella di Marini e quella del professor Ceccanti, che sono distanti ma anche convergenti, perché cercano di trovare una soluzione che non porti, come ha detto il professor Di Bernardo, al referendum, ma all'approvazione ai sensi dell'articolo 138 con i due terzi di maggioranza. Il professor Bifulco ci dirà la terza posizione, se c'è una terza posizione. L'intervento più a sorpresa. Ecco, l'intervento più a sorpresa. Le domande che faccio sono in sostanza: i mezzi per pervenire alle finalità dichiarate sono adeguati, e cioè quelli della per arrivare alla stabilizzazione contro la volatilità e via dicendo. Il metodo della proposta di maggioranza è adeguato a proposte di modifica della struttura della casa? In sostanza non si tratta di modificare la disposizione dei mobili, ma quella della struttura dell'edificio costituzionale. E quindi questo è il quesito. Quali conseguenze per il Capo dello Stato? Molto si parla del Capo dello Stato e del suo depotenziamento, ma io parlerei piuttosto dell'eliminazione della rappresentanza parlamentare, della violazione dell'articolo 67 della Costituzione con il divieto di mandato imperativo, perché in realtà l'imbullonamento impedisce al deputato di agire come rappresentante. E poi si possono ipotizzare soluzioni alternative sul lato del sistema elettorale in senso stretto, sul bicameralismo, per esempio, si mantiene il bicameralismo paritario da un lato e la fiducia bicamerale. Non si può pensare ad un Parlamento in seduta comune che, ai sensi dell'articolo 94, concede la fiducia entro 10 giorni dalla formazione del governo? Ecco, detto questo, io passerei la parola al mio doppio, cioè al professor Di Bifulco, e gli passo, anche sapendo che saprà risolvere i quesiti molto meglio di quanto li abbia espressi io. Io mi permetto di fare anche una proposta, diciamo, siccome le due posizioni più nette sono quelle di chi poi dovrebbe seguirmi in ordine alfabetico, per me possono anche parlare prima Stefano e Francesco, allora, e poi intervengo io. Questa è una posizione, io non sapevo che tu fossi democristiano. Sì, di fondo. La... di fondo sono democristiano. Il professor Ceccanti ha presentato subito dopo il deposito in Senato della proposta del DDL 935, ha presentato una proposta alternativa che ha avuto molto successo. Ce la vuole spiegare? Grazie a tutti. Ma io vorrei partire da un concetto semplice. Ma chi di noi può essere contrario all'idea che i cittadini, quando votano, non scelgano un governo che dura 5 anni? Secondo me questo obiettivo è condivisibile.
è un qualcosa di ragionevole. Appunto, dobbiamo discutere gli strumenti possono essere più o meno giusti. Allora, c'è chi ha messo in campo strumenti che ci porterebbero lì, ma che sono troppo rigidi. E questa è la proposta che ha fatto Renzi. Ha fatto la proposta praticamente di usare lo stesso sistema che usiamo per i comuni, di spostarlo anche sul livello nazionale. Quindi tu voti, eleggi un primo ministro, eleggi i deputati, qualsiasi caso di rottura porta al voto. Allora, questo sistema va benissimo per i comuni, secondo me va benissimo anche per le regioni. Spostarlo a livello nazionale, anche se ottiene quell'obiettivo, spostarlo a livello nazionale dove c'è un Presidente della Repubblica che non c'è nei comuni e nelle regioni, dove c'è una Corte Costituzionale, dove il Parlamento ha una revisione costituzionale, secondo me è un meccanismo troppo rigido. Questo è il giudizio su quella proposta lì. E vi spiego invece perché secondo me la proposta del Governo non consegue quegli obiettivi e quindi è sbagliata. E diciamo, partirei sempre da come viviamo noi il sistema. Noi andiamo a votare oggi per il Parlamento nazionale avendo due schede, una scheda per la Camera e l'altra per il Senato. Abbiamo fatto alcune cose giuste negli ultimi anni, come stabilire che i diciottenni, prima i 18-25 anni, votavano solo alla Camera e non al Senato. C'era il rischio di maggioranze diverse perché erano 4 milioni e mezzo di elettori, quindi giusta, oltre a essere una discriminazione, abbiamo stabilito che tutti quelli che votano alla Camera votano anche al Senato. Abbiamo fatto bene, abbiamo anche allontanato il rischio di maggioranze diverse. E abbiamo poi cominciato a fare leggi elettorali uguali tra Camera e Senato, e anche questo è importante perché altre volte invece i risultati sono venuti diversi, ci siamo precipitati in una situazione caotica. Beh, ma abbiamo sempre due schede, quindi ciascuno di noi può anche decidere di votare in maniera incoerente tra una scheda e l'altra, producendo dei risultati confusi. Ora, in Italia questi risultati confusi, non, o meglio non chiari, non evidenti di chi vince e chi perde, da altre parti non sono un problema. In Italia sono un problema perché da altre parti può darsi, appunto, si presentano vari partiti, però poi alla fine si costruisce una coalizione non per regola scritta, ma per accordo tra le parti, si costruisce una coalizione che discute di come mettere insieme i programmi, ma una cosa non la discute. Chi è il primo di quella coalizione, il candidato espresso dal primo di quella coalizione, fa il primo ministro, punto. Non è un obbligo in Costituzione, non c'è scritto nella legge elettorale. Ma tutti si ritengono obbligati a fare questa cosa qui, perché chi ha più voti deve avere più potere e più responsabilità. Allora, in Italia già avevamo problemi nella cosiddetta Prima Repubblica, per cui io non discuto la qualità delle persone, però era un po' complicato spiegare a persone, anche italiane, ma anche fuori dall'Italia, perché Spadolini col 3% dei voti fosse diventato Presidente del Consiglio. Non è una cosa particolarmente giusta nel rapporto consenso, potere e responsabilità. Nel secondo sistema dei partiti, l'ultima volta che le elezioni non hanno prodotto un risultato chiaro, è stato scelto come Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il quale non solo non era stato proposto come candidato Presidente del Consiglio, ma non era stato neanche candidato né alla Camera né al Senato. Questa cosa è sbagliata, ma non perché è Giuseppe Conte, perché il risultato che esce dalle urne deve essere un risultato decisivo in Italia, perché altrimenti succedono delle cose che non vanno bene. Da noi succedono delle cose che non vanno bene. Da altre parti non succede, ma siccome noi dobbiamo ragionare sul materiale umano che abbiamo, sui partiti che abbiamo in Italia, e allora questo è appunto un problema. Allora, diciamo, al di là della proposta che ho fatto io, ma che hanno fatto anche altri, che cosa si aspetterebbe uno che vuole risolvere il problema? Che ci fosse un'unica scheda su cui si vota e su quell'unica scheda venisse fuori un risultato. Questo è l'obiettivo. Qui la proposta del governo, invece di ridurre da 2 a 1 le schede, le fa diventare 3. E quindi abbiamo la bellezza di un voto per il primo ministro, un voto per la Camera e un voto per il Senato. Ma quale... E poi un pezzo di costituzionalizzazione del sistema elettorale, per cui avendo iniziato a costituzionalizzarlo, il governo ci dovrebbe spiegare quale vuole concretamente, perché la mia prima risposta è: ma se io ho già dei problemi con 2 schede, a far tornare risultati uguali, se ce ne ho 3, cosa succede? Perché non è così semplice produrre un risultato coerente su 3 schede. Uno mi potrebbe dire, vabbè, ma quello che vince sulla scheda del Premier,
si trascina la maggioranza in seggi sulle altre due. Ho capito, ma se per caso ha preso il 20% sulla scheda del Senato, che facciamo? Lo spostiamo dal 20% al 50% più uno dei seggi perché ha vinto sulla scheda del Premier? È accettabile una cosa del genere? Poi abbiamo anche una serie di problemi tecnici molto seri, perché noi usiamo il voto dei cittadini all'estero, che sono 6 milioni di elettori. Abbiamo deciso che li facciamo votare all'estero, però che non pesano troppo, perché loro eleggono solo 8 deputati e 4 senatori. Sì, ma se io ho la scheda separata per il Premier, può darsi che questi 6 milioni votino in massa per uno e che quindi la coalizione di quello che vince sulla scheda del Premier abbia perso sulla Camera del Senato. Quindi io mi trovo nei guai, perché o devo dare il premio in seggio a quelli che hanno perso sulla scheda del Premier, quindi ho maggioranze opposte tra il Premier e la Camera del Senato, oppure appunto devo dare la maggioranza in seggio alla Camera del Senato in quelli che hanno perso la Camera del Senato perché hanno vinto sulla scheda del Premier. Allora, una scheda, un voto solo, un voto per i candidati alla Camera dei Deputati che mi produce una maggioranza. Poi ragioniamo, ci sono tanti metodi, c'è il premio di maggioranza, ci sono i collegi uninominali. Forse i collegi uninominali sono un sistema migliore per arrivare naturalmente a scegliere una maggioranza, anche perché mi fanno entrare in un rapporto personale più diretto col candidato, mentre invece il premio me lo curva un po' troppo su una dimensione nazionale. Ripeto, io non è che ce l'ho col governo, che l'ha proposto il governo. Se il governo, pur non essendo io notoriamente un elettore della maggioranza di governo, ma se il governo mi avesse proposto una cosa sensata, io direi bravo il governo, non mi interesserebbe niente il fatto che io non ho votato per le forze di governo. Resta il fatto che qui, invece di scendere a due schede a una, siamo saliti da una a tre, e che secondo me così i problemi aumentano. Questo è per quanto riguarda il primo momento temporale, di quello quando noi votiamo. Poi ovviamente c'è l'altro problema che abbiamo sperimentato, è capitato varie volte che qualcuno vince le elezioni e la sua maggioranza gli esplode. Normalmente perché gli esplode? Perché qualche socio minore della maggioranza, per ragioni varie, decide di far esplodere questa maggioranza. Si può chiamare Bertinotti, si può chiamare Bossi, chi... quello che fa la crisi, perché lo fa? Che in quel momento è in difficoltà, rompe il governo e pensa di non pagare pegno. Cioè pensa, cioè, vabbè, io faccio la crisi di governo. Se si votasse ora finirei nei guai, perché tutti si arrabbierebbero con me che ho fatto cadere il governo. Ma siccome non si voterà, perché in qualche modo miracolosamente qualcosa si raccatta sempre, poi qualche volta non funziona, per esempio nel 2008 non funzionò, tutto esplose, e infatti diciamo, quelli che fecero pagare pegno, cioè Mastella e Bertinotti, furono massacrati alle urne. Però normalmente funziona, io abbatto il governo, non si vota, si vota 2-3 anni dopo, tutti si sono scordati che io ho battuto il governo e me la cavo. No, lì dobbiamo intervenire, allora, al di là della tecnica, dobbiamo intervenire lì per fare in modo che chi pensa di fare una crisi tema che si svolgano le elezioni. Questo è il punto. Allora, qui invece, la proposta del governo, invece che risolvere questo nodo, che cosa fa? Cioè, ma se cade il primo governo, se ne fa un secondo, e questo secondo lo fa, per carità, un parlamentare che è stato eletto con la maggioranza, sì, ma che può fare una qualsiasi maggioranza. Cioè, concretamente, per esempio, facendo dei nomi a caso, Salvini può abbattere il governo Meloni e poi Salvini può decidere di fare un governo con Conte. Ok? Casi ovviamente irrealistici, che nessuno immaginerebbe, però chissà nella vita che succede. Se Salvini riesce a fare questa cosa miracolosa, che lui diventa Presidente del Consiglio in un governo con Conte, sulla base del testo del governo, non di quello che dico io, che cosa accade? Che Salvini è insostituibile per il resto della legislatura, perché se cade il secondo Premier, quello non eletto direttamente, lui sta in piedi tutta la legislatura. Quindi la cosa paradossale di questo progetto è che c'è una persona fortissima, il secondo Premier che non è stato eletto dagli elettori, mentre il primo è debole. E questo è il punto. Quello che uno studioso di sistemi elettorali molto bravo lì si è detto, il diritto all'imboscata. Invece di punire quelli che fanno le imboscate e rendere più improbabile, qui vengono premiati quelli che fanno le imboscate. Quindi questo progetto del governo, che promette una cosa giusta, va in una direzione che non c'entra nulla con la cosa che promette. E io spero che lo cambino, ma spero che lo cambino, ma non per la maggioranza, perché non ha senso. Questo è il dato al di là della tecnica. Grazie. Grazie.
Il professor Ceccanti è stato molto chiaro e molto netto. Mi domando, e questa è la domanda che faccio adesso al professor Marini, l'archiatra pontificio, in realtà se il professor Ceccanti non abbia fatto riferimento al vecchio progetto e al vecchio articolo 3 e non abbia è ancora valido per il nuovo. Sì, il vero problema è che cosa dice? Il Presidente del Consiglio è eletto a suffragio universale diretto per 5 anni, per non più di 2 legislature consecutive, elevate a 3 qualora abbia nelle precedenti ricoperto l'incarico per un periodo inferiore a 7 anni e 6 mesi. Le elezioni delle Camere del Presidente del Consiglio hanno luogo contestualmente, quindi non si sa qual è il vero problema è che non si sa qual è il sistema elettorale, non è che ce l'abbiano detto, non si sa qual è il sistema elettorale. La legge disciplina per l'elezione delle il sistema per l'elezione delle Camere del Presidente del Consiglio, assegnando un premio su base nazionale che garantisca una maggioranza di seggi in ciascuna delle Camere alle liste e ai candidati collegati al Presidente del Consiglio, nel rispetto del principio di rappresentatività. Quindi se tu guardi il precedente c'erano dei problemi, ma questo è ancora è molto più generico. Lascia all'archiatra pontificio la possibilità di giustificarlo. Non che io sia favorevole, ma... Anzitutto grazie dell'invito, grazie anche della qualifica di archiatra pontificio, che mi onora molto. E detto questo, io sono praticamente d'accordo su quasi tutto quello che ha detto il collega Ceccanti. Esatto, se sono questi i presupposti si può fare abbastanza facilmente. Parto dalle osservazioni sulla legge elettorale. Io non sono così sicuro che ci siano 3 schede, nel senso che la bozza costituzionale non ne prevede 3. Anzi, nell'idea originaria, in verità, avevamo addirittura provato a specificare che la scheda fosse una sola, quindi su questo, esatto, su questo diciamo che è molto vicina alle tue posizioni. Dopodiché c'è stato rappresentato che era bene non inserire troppe norme che specificassero le modalità del sistema elettorale, perché si doveva lasciare massima flessibilità alla legge elettorale e quindi il numero di schede andava poi specificato in sede di riforma elettorale. Però io mi auguro che sia questo l'esito, cioè che a livello poi di legge elettorale si preveda una scheda elettorale, perché questo semplifica ovviamente tutto il meccanismo, che se no effettivamente va incontro a qualche problematica di quella che rappresentava il professor Ceccanti, cioè di una differenza tra i due rami del Parlamento e di differenze anche eccessive rispetto al premio di maggioranza. Premio di maggioranza che anche qui è stato previsto perché il modello del premierato, che è stata una scelta in qualche modo concordata con le opposizioni, nel senso che appunto l'idea del centrodestra era di andare su forme di governo diverse, forme di governo presidenziali o semipresidenziali. Le opposizioni hanno rappresentato che l'obiettivo della stabilità, che era un obiettivo condiviso da tutte le forze politiche, dovesse essere raggiunto senza passare attraverso una elezione diretta del capo dello Stato. E quindi diciamo che la strada si è molto ristretta e ovviamente si è andato sul sistema che si è ritenuto l'unico possibile rispetto a quel limite, che è questo appunto dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio. Rispetto alla problematica invece a valle, cioè una volta eletto il Presidente del Consiglio, il Presidente del Consiglio può essere sfiduciato. Bene, effettivamente la prima proposta che è uscita dal Governo presentava alcune diciamo problematiche. Perché? Perché chiaramente è una proposta che nasce, è inutile, insomma non rivelo nulla di particolare, nasce da mediazioni anche difficili delle forze politiche, e alle volte le forze politiche non hanno sempre gli stessi obiettivi, e quindi quel testo di mediazione presentava alcune debolezze. In particolare aveva la forte debolezza che il secondo premier era più forte del primo. Ora, rispetto a questo, l'emendamento che poi ha presentato il Governo
e che ovviamente adesso è in discussione in Parlamento, poi il Parlamento potrà ulteriormente modificare il testo, però mi sembra molto più coerente rispetto al modello del premierato, perché prevede che cosa? Prevede che nel caso di sfiducia si va alle elezioni, quindi si opera il meccanismo del simul simul, cioè se la maggioranza, c'è una crisi politica e la maggioranza non si rivede più nel Presidente del Consiglio, si arriva a richiedere agli elettori se il Presidente del Consiglio deve essere confermato o se ce ne sarà un altro, perché c'è una crisi politica, non c'è più la maggioranza. Se invece è il Presidente del Consiglio a dimettersi volontariamente, allora in questo caso la scelta si rimette al Presidente del Consiglio, perché il Presidente del Consiglio potrebbe anche non avere nessun interesse ad andare alle elezioni. Quindi il Presidente del Consiglio sarà fisiologicamente più forte del secondo Presidente del Consiglio, perché potrà decidere se appunto andare alle elezioni oppure far continuare la legislatura. Però in questo caso, ecco, il pericolo di Salvini che si mette d'accordo su Conte, con Conte contro la Meloni, per rimanere diciamo, ai protagonisti politici di quest'ora, non può esserci, perché deve essere la stessa Meloni a consentire il proseguo della legislatura e quindi a consentire un eventuale governo Salvini-Conte. Quindi questo pericolo, sinceramente, con l'emendamento che è stato introdotto, non è più attuale. Rispetto all'altro rilievo, cioè il fatto che appunto il sistema elettorale, anche qui non capisco, doveva essere previsto o non doveva essere previsto, perché da un lato si dice è la prima volta che si introduce il sistema elettorale in Costituzione e questa è stata una necessità. Necessità perché? Perché quando si è provato, nell'unico caso in cui si è provato a introdurre in un'altra forma di governo, che è la forma di governo israeliana, il premierato, cioè l'elezione diretta del Presidente del Consiglio, quel modello non ha funzionato, ma non ha funzionato perché? Perché quel Presidente del Consiglio non aveva una maggioranza in Parlamento e quindi ovviamente diventava un sistema paradossalmente ancora più instabile, perché produceva non solo la crisi di governo, ma addirittura la crisi della legislatura. E quindi fisiologicamente si è dovuto prevedere che il Presidente del Consiglio si portasse dietro la maggioranza delle Camere, perché altrimenti il sistema non poteva funzionare, su un modello simile in fondo a quello che è previsto a livello regionale, con tutte le differenze del caso, la differenza degli organi, il bicameralismo, tutto vero. Però appunto questa minima cosa si doveva necessariamente prevedere, se no il sistema non funzionava. Tutto il resto si è ritenuto di lasciarlo fuori dalla Costituzione, quindi di lasciarlo alla legge elettorale. Ovviamente il principio di rappresentatività ha nel suo DNA un po' l'idea che poi il sistema elettorale debba rafforzare il legame tra il cittadino, il territorio e l'eletto, o attraverso appunto una forma di governo, un sistema elettorale uninominale, quindi con legge uninominale, quindi consentire in fondo di scegliersi il proprio parlamentare, oppure attraverso il sistema delle preferenze. Sarà poi una decisione del sistema elettorale, ma certo non può essere che il sistema elettorale rimanga quello che è attualmente, proprio perché a un Presidente del Consiglio forte deve corrispondere anche un Parlamento forte. Detto tutto ciò, l'altra ultimo rilievo che faccio, poi ovviamente se ci sarà un secondo giro dirò qualcos'altro, è che questo non risolve tutti i problemi del Paese. L'obiettivo è un obiettivo in qualche modo minimale, certo si incide sulla forma di governo, è una modifica molto importante sicuramente, però si va a raggiungere come unico obiettivo quello di assicurare la stabilità dei governi, cioè ottenere dei governi che durino 5 anni possibilmente. Ovviamente i problemi della nostra forma di governo e i problemi delle nostre istituzioni non sono limitati all'instabilità dei governi, ci stanno tante altre questioni, dall'abuso della decretazione d'urgenza al bicameralismo che non funziona, perché spesso ormai si è andato affermando sulle questioni più importanti un monocameralismo di fatto, quindi ci potrebbero essere e ci dovrebbero essere tante altre riforme, ma si è tenuto conto dei fallimenti che ci sono stati nei precedenti tentativi di riforma costituzionale per andare per gradi o comunque per spacchettare le varie problematiche. Io mi auguro che oltre al premierato ci possano essere anche altri progetti di revisione costituzionale e che questi progetti possano avere
prospetticamente anche più fortuna, cioè ottenere la maggioranza dei due terzi in Parlamento direttamente senza dover arrivare al referendum. Su questa proposta trovo che sia molto complicato raggiungere la maggioranza dei due terzi perché ci sono esigenze politiche opposte e quindi è molto difficile che le parti poi si possano mettere d'accordo, le parti politiche si possano mettere d'accordo in Parlamento. Comunque, dopo aver sentito Stefano Ceccanti, se sono solo questi due problemi, sono più fiducioso, diciamo. Stefano Ceccanti riprende una tradizione della proposta Salvi della Commissione D'Alema del 1996-97. Alcuni incontri e collegamenti del 2002-2003 con Quagliariello. Guarda caso avete rifatto il collegamento sotto l'alta guida di Pera, allora Presidente del Senato e adesso Senatore, membro della Commissione Affari Costituzionali, quindi ci sono i colloquianti e i pompieri. Tuttavia il problema è, e con questo passo la parola al mio doppio, il problema della serietà della proposta, perché fare delle proposte di revisione costituzionale in periodo elettorale, anzi in periodo preelettorale, con la necessità di portare un risultato di tipo semplicemente formale maggioritario, non è utile alla composizione della proposta ceccantian-quarelliana. Grazie. Grazie per l'invito, innanzitutto, e per avere l'occasione, diciamo, di essere al fianco di due esperti e non, diciamo, della materia, artefici in qualche modo anche della proposta di cui stiamo discutendo. E, allora, avete ascoltato i punti, sono stati toccati pochi punti, le questioni sono molte e bisognerebbe guardarle anche con un po' più di precisione. Mi schiero anche io sulla linea che avete appena ascoltato, cioè 68, se non sbaglio, governi dall'inizio della Repubblica sono tanti, per cui come non sposare, diciamo, l'invito del professor Ceccanti? Tutti vogliamo più stabilità, tutti auguriamo governi più stabili, meno soggetti, diciamo, a cadute improvvise, spiegate o non spiegate. Intorno a questa riforma, indubbiamente, per il modo in cui è stata presentata, lo ascoltiamo ogni giorno, ci sono, diciamo, miti, si stanno sviluppando miti, molti luoghi comuni, a mio avviso, che forse un po' vanno sfatati. Cosa voglio dire? Pensiamo per esempio a questo refrain di Israele, no? Questa riforma, il premierato, è una riforma sbagliata perché non funziona in nessuna parte del mondo, ci hanno provato una sola volta in Israele e è andata male. Certo che è andata male, lo ha spiegato un attimo fa il professor Marini, è andata male perché hanno associato a quel tipo di elezione diretta del premier un sistema non proporzionale, direi iperproporzionale, per cui non poteva in alcun modo reggere, cioè l'elezione diretta non era associata ad una formazione di un Parlamento, non dico completamente omogeneo, ma insomma che si potesse in qualche maniera governare. Demonizzare questa soluzione, questa proposta, è secondo me proprio un errore tattico. Non voglio entrare, diciamo, voglio entrare in giudizi perentori, però è proprio un giudizio tattico sbagliato, lo dico soprattutto idealmente alle opposizioni. Per quale motivo? Perché stiamo comunque dentro la forma del parlamentarismo, cioè questa riforma non si allontana da una, diciamo, da una forma ternaria classica parlamentare.
È chiaro, è una riforma che vuole, che mira a rafforzare la posizione del Premier, del Presidente del Consiglio, che in qualche maniera dovrebbe mirare ad autonomizzare la posizione del Presidente del Consiglio rispetto al Parlamento. Quindi anche da questo punto di vista, altro mito, ma è così pericolosa, così stravolgente. Io personalmente ho qualche perplessità. D'altronde, anche sull'altro lato, diciamo, la posizione del centrodestra, come dire, è sbagliato, secondo me, calcare, insistere su questa importanza dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio, puntando, come abbiamo ascoltato un attimo fa, sul fatto che questa è una riforma molto limitata. Indubbiamente è il fatto che sia semplice e tutte le precedenti esperienze di riforma, questa si capisce abbastanza bene, stanno parlando, lo volete o no eletto direttamente dal corpo elettorale, non vi stanno parlando di procedimento legislativo tra Camera e Senato, non vi stanno parlando di riparto di competenze, perché questo l'esperienza degli ultimi 20 anni ci ha insegnato, è una questione troppo evidentemente complicata. Il punto è, l'ha sottolineato il professor Lanchester, insomma, provando un po' appunto a demitizzare tutto questo, funziona, cioè la proposta poi alla fine raggiunge il risultato. Io su questo mi incammino nella strada del professor Lanchester, che è un professore da sempre attentissimo alla storia, in generale alla storia italiana, no? Sbaglio, lo chiedo a lui, sbaglio nel dire che questa riforma in qualche maniera non solo ha un precedente nel testo A della bicamerale e quindi nella scelta che fece il professor Cesare Salvi, certamente non un uomo di destra, nel proporre come alternativa all'elezione, al semipresidenzialismo, il premierato. Ma forse è ancora più risalente, no? Al gruppo di Milano, al governo di legislatura, a Serio Galeotti, il quale diceva, allora questo è il punto, ha elaborato questo modello del, oggi si chiama premierato, del governo di legislatura, riprendo le sue parole, lui diceva il principio distintivo consiste nella derivazione diretta e simultanea del Premier, Presidente del Consiglio, e dell'Assemblea parlamentare, Parlamento, dal voto popolare. I due poteri, governo e Assemblea, nascono così insieme per diretta legittimazione dal popolo sovrano e cadono insieme. Questo è il tema, questo è il punto. Cadono insieme, simul, al termine naturale o anticipato della legislatura, per voto di sfiducia del Premier e conseguente scioglimento automatico dell'Assemblea. Allora, l'altro, quindi, lui indicava, mi sembra molto importante per valutare questa proposta, indicava due parametri, due obiettivi che questa riforma avrebbe dovuto conseguire. Da un lato, dice, il primo parametro è l'efficienza, no? Stabilizzare i governi, radicare a livello del popolo corpo elettorale la decisione sulla scelta del governo. Lo abbiamo ascoltato, sembriamo tutti d'accordo. L'altro parametro, non meno essenziale, è attuare, diceva, una democrazia diretta e potenziare la struttura, la funzione di governo, accanto però, senza far diminuire, i meccanismi di garanzia della democraticità e costituzionalità del sistema. Quindi rafforzare, ma non far venire meno queste garanzie. Allora, proprio molto senza rubare troppo tempo, rimanendo in questa scia, cioè volendo ragionare sulla bontà, tra virgolette, di questa proposta, riesce a raggiungere l'obiettivo, riesce a rispettare questi parametri così antichi, così risalenti, già agli anni Ottanta del passato secolo? Allora, gli aspetti positivi all'interno di questo sistema, di questo schema, è sicuramente l'elezione diretta del Presidente del Consiglio, 5 anni, ora con un limite di mandato, mi sembra che nella prima versione non c'era, 2 mandati,
due qualche cosa, se succede qualcosa. La contestualità dell'elezione del Presidente del Consiglio e del Parlamento, vengono scelti insieme, mi sembra importante anche la giunta che ha fatto, diciamo, il governo, la giunta rispetto al precedente testo, quello di prevedere poteri di nomina e di revoca dei ministri da parte del Presidente del Consiglio. I problemi dove, diciamo, possono sorgere, dove è il diavolo, dove si nasconde? Allora, nessuna pretesa di individuarli da parte mia, c'è stato già un dibattito approfondito in Parlamento attraverso audizioni, però volevo richiamare l'attenzione su un paio di punti. Il fatto che il Presidente del Consiglio sia membro del Parlamento, questo è dato per assodato, no? La proposta lo prevede, è giusto che sia così? Cioè, oppure dovrebbe essere invece prevista una assoluta questo lo pongo come domanda, questa non è, diciamo, proprio una critica sistemica alla proposta. Nell'idea del gruppo di Milano dovevano essere completamente sganciati, c'era una incompatibilità totale. Se tu vieni scelto come Presidente del Consiglio, non puoi essere anche nel Parlamento. Per quale motivo questa totale separazione? L'idea era che solo stando fuori garantisci una forte omogeneità al governo. Non so se questo è appunto un punto sul quale tornare a pensare, se è corretta questa, diciamo, impostazione originaria oppure no. E l'altra questione, sì, è la fiducia. È il problema della fiducia, vale a dire, ma insomma, io capisco... È chiaro che lo hanno detto già tutti quelli che mi hanno preceduto, che qui la proposta non è una proposta a tavolino, di questo dobbiamo essere, no, consapevoli, è una proposta che tiene conto degli interessi contrapposti a volte all'interno della stessa maggioranza. Però certo, anche dopo le modifiche, pensare che il Presidente del Consiglio, direttamente scelto dal corpo elettorale, poi vada a chiedere la fiducia, e questo è un elemento pericoloso in qualche maniera rispetto, diciamo, alla coerenza sull'intero governo. A parte c'è poi dopo, se c'è qualche proprio refuso ancora forse, è un problema di coerenza, perché vuol dire che il Parlamento continua a tenere in pugno un soggetto che dovrebbe avere una sua autonomia, diciamo, nell'idea originaria è una sua forza. Quindi devi chiedere la fiducia. È espressamente previsto che la fiducia, cioè, l'ipotesi non è che, cioè, se dovesse non ottenere la fiducia, va a settembre, torna a settembre, si ripresenta, il Presidente della Repubblica lo obbliga a ripresentarsi perché? Allora la domanda è: perché questo meccanismo? Ovvio. Perché una volta eletto, dotato della sua forza, forma un programma, forma un governo, ma quel governo potrebbe non soddisfare tutti, quelli della maggioranza. E lì c'è un evidente potere di ricatto, no? Ti diamo la fiducia, ritorna e cambia quello che devi cambiare, insomma, altrimenti la questione non va. Allora, qua c'è un rischio, diciamo, di tradimento dell'idea originaria. Margini di miglioramento, ma sicuramente non devo dirlo io, avranno tutte le cartucce già, diciamo, messe sul tavolo, le cartucce nel senso di possibilità alternative, ma forse ritorno a Salvi della bicamerale, che aveva previsto esattamente questo, te lo ricordi, no? Lì c'era l'idea che non dovesse chiedere la fiducia e in compenso, perché non ci dimentichiamo che in questa proposta il Parlamento non deve scomparire, il Parlamento è l'altra fonte di legittimazione popolare, il Parlamento poteva in qualche maniera, diciamo, sfiduciare, ma con una maggioranza particolare, insomma, rafforzata. Forse ho già preso troppo tempo, per cui io, se volete, mi fermo qui, poi vediamo se c'è tempo per ritornare, se no poi rischio di... Il mio doppio è stato molto bravo, in realtà il problema della forma di governo parlamentare, che è basata sulla divisione dei poteri e non
ma collaborazione dei poteri fra legislativo ed esecutivo, si può articolare secondo tre tipi perlomeno di schemi: o lo schema di tipo naturalistico britannico, ma dietro ci deve essere un sistema dei partiti, una società civile e una società politica, un sistema dei partiti tendenzialmente bipartitico, maggioranza e opposizione poi in Parlamento, una invece negli ordinamenti continentali, in particolare in Italia c'è sempre stato un pluralismo estremo di tipo polarizzato, addirittura con organizzazioni di partito antisistema, al di fuori quindi della ordinarietà, e a questo punto intervengono, come in Francia, come in Germania, come in Spagna, le razionalizzazioni in entrata ed in uscita, e quindi il rapporto fiduciario in entrata, il rapporto fiduciario in uscita per la stabilizzazione. E qui in realtà c'è una degenerazione che è contraria all'assemblearismo, dove è l'assemblea che conduce l'esecutivo. Qui è l'esecutivo che conduce l'assemblea, ma con l'inchiavardamento e l'imbullonamento. E in realtà alcune delle soluzioni prospettate dal mio doppio professor Bifulco sono collegate alla tradizione della forma di governo semiparlamentare semipresidenziale francese, perché non è una forma di governo presidenziale, ma è una forma di governo parlamentare a tendenza semipresidenziale, in cui, come a Weimar, non esiste una fiducia in entrata, ma esiste la sfiducia in uscita. E questo è uno degli elementi su cui mettersi in riflettere. Galeotti e Barbera, Rodotà, vengono sentiti nel 1997 dalla commissione D'Alema, mentre Rodotà, Stefano Rodotà, buon italo-albanese, ne parla di, lo dico a Grottaferrata e lo dico per l'abbazia di San Nilo, parla di problemi della società civile e dei suoi riflessi sulla società politica, Barbera e Galeotti sono in convergenza. Devo dire che il ricordo di Galeotti, che è stato ordinario ed emerito dell'Università di Tor Vergata, ma prima è stato ordinario nell'Università di Pavia e poi in quella di Roma, nella Sapienza, poi è tornato a Bergamo, ha fatto il rettore e poi è ritornato a Roma, a Tor Vergata, in realtà era contrario nel 1960 alla proposta semipresidenziale francese, con un libretto che io ho dovuto studiare perché sono stato suo allievo a diritto costituzionale italiano e comparato, e poi nel 67 ha cambiato completamente posizione, e la proposta Miglio, la proposta su cui anche Barbera ha dato un contributo nel 1983, della riforma degli italiani, eccetera, eccetera, dice che c'è questa persistenza. Però questa persistenza di proposta istituzionale, e su questo passo la parola a Ceccanti, deve trovare un ubicon system al di fuori delle interessi meramente partitici, che è una cosa difficilissima, soprattutto di interessi partitici coalizionali. E come è evidente, il 935 è ancora condizionato dagli interessi coalizionali dei tre maggiori partiti componenti la coalizione stessa. Bene, io ritorno su due punti. Il primo è quello che ci ha detto il professor Marini, certo, sì, voi avete le preoccupazioni perché pensate che le schede possano essere tre, in realtà la scheda può essere unica. Non potevamo scrivere tutto nella Costituzione.
Allora, ok, non è detto che bisogna scrivere tutta una Costituzione, però per dare un giudizio su questo testo io ho bisogno di sapere quale legge elettorale l'accompagna. Poi non la mettere in Costituzione, però dimmi qual è. Perché allora, se non mi dici qual è, io ho il dubbio che i voti siano tre e non uno, continuo ad avere. Perché sulla base del testo io posso dedurre che i voti sono tre. Faccio fatica a credere che il voto sia uno, perché lì il bicameralismo non è cambiato e quindi c'è la Camera e il Senato. E quindi io ce n'ho almeno due, poi non so come lo risolvete prima, non importa. Però ce n'ho almeno due. E se questi due mi vengono diversi? Poi capisco di non mettere tutto in Costituzione, però qui in Costituzione c'è stato scritto che deve venire fuori una maggioranza assoluta in seggio alla Camera e al Senato, quindi c'è un elemento di precisione, e non mi si dice niente su come si elegge il Premier. Che sulla base del testo, almeno come elegge il Premier me lo devi dire. Il Premier è un Premier di minoranza, basta un turno solo, ci vuole nei comuni sopra 15.000 la maggioranza assoluta, invece il Premier dell'Italia lo leggiamo col 30% dei voti. E se si legge direttamente con qualcuno, io voglio il 50% più uno, voglio un ballottaggio a due tra i primi due votati. Cioè, poi, cioè, secondo me questo lo dovresti scrivere in Costituzione, però se anche non lo vuoi scrivere, nel momento in cui vado a votare quella cosa lì, che è agganciata a questa roba, anche se tu non ce lo scrivi dentro, mi devi dire, patti chiari, poi c'è la legge elettorale che dice questo. Non è che me lo puoi dire dopo che è stata approvata la legge costituzionale entrata in vigore. Perché... questo io lo dico, direi al professor Maio, lo dico alla maggioranza del governo, prima di votare questo testo ci dovete dire come si elegge il Premier, come si eleggono i deputati e come si eleggono i senatori. Non mi importa se lo mettete nel testo, ma me lo dovete dire che si gioca a carte scoperte, perché il rischio di Israele è che io mi ritrovo col Premier eletto da una parte e magari una maggioranza opposta che ha scattato un Premier, c'è dal testo, c'è questo rischio. Quindi per essere tranquillo che il rischio non c'è, che merita di essere approvata, mi dovete dire come leggete la Camera, il Senato e il Premier. Ora, io ritorno a dire che la cosa più semplice era fare quello che faceva il testo Salvi. Cioè, o voti una Camera sola che dà la fiducia al governo, e l'altra Camera gli fa fare un'altra cosa, oppure se non vuoi fare una grande riforma, dici che c'è un Parlamento di 600 persone, che eleggiamo su una scheda il Parlamento di 600 persone, lo aggancia un Premier, a quello che vuoi tu, e dopodiché... questi si possono anche dividere tra 400 e 200, però il voto è unico e mi voto il Parlamento e non sono esposto al rischio di risultati opposti, perché altrimenti tutto il sistema è incoerente. Quindi me lo dovete dire come si elegge il Premier, come si elegge la Camera, non posso sulla fiducia dire che siete bravi e mi farete un sistema che funziona e che risponde alle mie critiche, perché io a priori questa fiducia non la do a nessuno, non la darei nemmeno a me stesso. Anche perché le parole poi sono impegnative, lì c'è scritto garantisce, assicura una maggioranza assoluta in seggi. Ma ci possono essere casi in cui questa maggioranza io non la posso assicurare, per esempio io non la potrei assicurare dicendo che se ho preso il 25% dei voti mi ritrovo col 50% più uno dei seggi, non la potrei assicurare, non dovrei assicurarla, che è un meccanismo abnorme. Quindi mi devi dire, se la vuoi assicurare, mi devi dire, cioè, ma allora se uno non è arrivato a un certo soglio si fa un ballottaggio, ma me lo devi dire. Il secondo punto, qui il diritto a abbattere il Premier in carica senza andare a voto è rimasto. Perché se voi siete un esperto bravo di imboscate, se vi chiamate Bossi, Bertinotti, potenzialmente anche Salvini, quando la organizzate un'imboscata? È semplice. L'imboscata la organizzate su un voto di fiducia. Siccome il governo chiede la fiducia un giorno sì, un giorno no, sarebbe meglio ridurre i casi, ma ora lasciamo perdere, siamo lì. Cosa fate? Voi, per abbattere il governo, non fate andare a votare i vostri e il governo cade. In quel caso lì, siccome il governo ha messo la fiducia, è obbligato a dimettersi, non è una sua facoltà. Non è che, so che il professor Marini su questo non è d'accordo, però mi dispiace, in questo caso penso che di essere accompagnato da una maggioranza quasi unanimità dei costituzionalisti. Il governo mette la fiducia, ha tutti i vantaggi di mettere la fiducia, che si vota la fiducia, non si vota null'altro perché l'approvazione della fiducia... E dice, scusate, abbiamo perso la fiducia, che ci frega, andiamo avanti. No, se tu metti la fiducia... fiducia, obbligo di dimissioni. E se c'è obbligo di dimissioni, arriva il secondo Premier. E questo è il punto. Quindi è facilissimo fare un'imboscata col testo risultante dagli emendamenti, non quello di prima.
mi sbaglio io? La penso male? Diciamo, in Italia in genere a pensare male su quelli che fanno le imboscate ci si azzecca. C'è un emendamento, fra l'altro presentato da un senatore di sinistra italiana, il senatore De Cristofaro, che propone di togliere la parola volontaria, allora lasciamo perdere perché, e questo risolverebbe, ve l'ha presentato un senatore dell'opposizione, addirittura uno di sinistra italiana, De Cristofaro, votate quello e mi risolvete questo problema, diritto di imboscata non c'è più. Siete in grado di farlo? Se non siete in grado di farlo vuol dire che avete garantito a Salvini un diritto di imboscata, e allora però non vi venite a lamentare con noi, questo è il punto. Ripeto, cioè io sono pregiudizialmente favorevole a un sistema coerente, anche se non troppo rigido, che mi faccia eleggere ai cittadini un governo per 5 anni. Però queste cose, le leggi elettorali, la dovete tirar fuori, di Camera, Senato, di Premier, e secondo, il diritto all'imboscata non ci deve essere. Grazie. Splendido. Sentiamo subito la replica o la risposta del professor Marini, il grande medico. Io continuo sempre a essere d'accordo con Stefano Cioccanti. E, sì, esatto. Se fossimo stati in Parlamento noi avremmo risolto la riforma in 2 minuti. E allora, per quanto riguarda, parto dall'ultimo. Esatto. Sì. Esatto, e questo basta. E parto dalla fine, cioè la questione di fiducia. Vabbè, si può discutere. A me non convince l'obbligatorietà, perché secondo me questo sarebbe in contrasto col 4° comma dell'articolo 94, che prevede espressamente che il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni, non importa mai. Quindi se ci fosse l'obbligo sarebbe incostituzionale. Ma comunque, quindi secondo me la questione di fiducia comporta sempre una dimissione volontaria. Ma al di là dell'interpretazione, io penso che il testo vada chiarito, quindi sono d'accordissimo. Non solo va chiarito, ma io credo che vada chiarito in senso diverso rispetto a quello che dicevi te. Io credo che la maggioranza si orienterà a togliere volontaria. Non mi trova del tutto d'accordo. Esatto, non è il top di gamma, nel senso che secondo me il top di gamma è togliere il riferimento al fatto che la sfiducia che porta il simul simul debba avvenire solo mediante mozione motivata. Andrebbe tolto l'inciso mediante mozione motivata, perché secondo me è più coerente il testo, cioè tutte le ipotesi in cui c'è una crisi politica e quindi si realizza una sfiducia o attraverso mozione di sfiducia o attraverso la mancata approvazione della questione di fiducia dovrebbe portare allo scioglimento delle Camere. Quindi mi auguro che a un certo punto la maggioranza si illumini sulla via di Damasco e questa parte la modifichi, perché su questo sono pienamente d'accordo. E comunque vada chiarita, ma su questo mi sembra che la maggioranza sia abbastanza consapevole. Quanto alla legge elettorale, anche qui condivido tutto quello che è stato detto, non è facilissimo, e avendo un'esperienza molto superiore alla mia come parlamentare, sa bene il professor Cioccanti che è molto complicato approvare una legge elettorale, nel senso che chiaramente lì gioca un po' la vita politica dei parlamentari, e quindi ognuno cerca di in qualche modo salvaguardare il proprio orticello, la propria vita politica, e quindi ci sono esigenze spesso contrastanti all'interno di entrambe le coalizioni, il che rende non agevole approvare una legge elettorale prima dell'approvazione della riforma costituzionale. Detto ciò, io credo che le preoccupazioni siano infondate, nel senso che la soglia minima è già prevista dalla giurisprudenza costituzionale, lo si poteva, forse, insomma, ho pure suggerito di inserirlo nella Costituzione perché avrebbe chiarito ulteriormente il passaggio, ma io credo che l'esistenza di una soglia minima, almeno al 40%, e in caso di mancato raggiungimento di quella soglia, il ballottaggio, penso che sia l'unica soluzione costituzionalmente possibile. Poi ci sono una serie di varianti nella legge elettorale che invece sono problematici, perché chiaramente i partiti piccoli hanno esigenze diverse dai partiti grandi, quindi a seconda del numero di collegi uninominali si cambia anche la soglia di accesso alle Camere. Quindi insomma non è facilissimo approvare una legge elettorale, ma rispetto alla preoccupazione che veniva posta io credo che il problema non ci sia, perché per fortuna la Corte Costituzionale ha dettato
alcuni principi che non sono in alcun modo superati né smentiti dalla riforma costituzionale. Arrivo alle ultime due osservazioni che erano state fatte invece da Raffaele Bifulco. La prima sull'idea di separare Presidente del Consiglio dai parlamentari, cioè prevedere un Presidente del Consiglio non parlamentare. Spiego solo i motivi che hanno indotto la maggioranza a questa... Ecco, esatto. Il motivo principale è il lavoro del governo tecnico. Cioè, visto che non si escludeva la possibilità di un secondo Presidente del Consiglio, adesso, ripeto, questo secondo Presidente del Consiglio deve avere comunque l'assenso del primo, ma in ogni caso un secondo Presidente del Consiglio c'è, prevedere che sia un parlamentare esclude la possibilità del cosiddetto governo tecnico, che era uno degli obiettivi che si voleva realizzare con la riforma. C'è un secondo motivo che invece è più di bassa cucina, cioè il fatto che prevedere un Presidente del Consiglio non parlamentare avrebbe richiesto tutta una disciplina dell'organo Presidente del Consiglio in termini di incompatibilità, garanzie, immunità e via dicendo, mentre prevedendolo come parlamentare tutto questo poteva non essere scritto, e quindi, sempre tornando all'obiettivo della riforma minimale, ha consentito, diciamo, di superare queste problematiche. Rispetto alla fiducia iniziale, un'ultima battuta, anche qui l'obiettivo politico che si voleva raggiungere era quello di contrastare quella che poi è l'obiezione principale che viene fatta alla riforma, cioè il pericolo dell'uomo solo al comando, il pericolo della deriva autoritaria. E chiaramente preservare il principio della collegialità e quindi dire che comunque la fiducia si dà non a un Presidente del Consiglio, quindi che già ha una legittimazione democratica propria, ma si dà a un programma e a una compagine di governo, in qualche modo poteva essere un argomento valido, ed è un argomento valido per superare questo genere di obiezioni. E questo è stato il motivo per cui si è preservata comunque la fiducia iniziale al governo. E qui mi taccio che ho parlato sino troppo. Grazie. Interessante. Il cortese pubblico deve sapere che il nostro ordinamento fino al 1993 è stato caratterizzato da un sistema elettorale in senso stretto di tipo speculare, mediamente speculare, proporzionalistico, è crollato con il referendum del 18 aprile, che ricorda il 18 aprile 48. Del 1993, quello relativo alla legge elettorale, alla abrogazione della parte proporzionalistica della legge elettorale del Senato. Poi il presidente Mattarella e il segretario della Democrazia Cristiana di allora, Martinazzoli, si sono inventati il cosiddetto Mattarellum, una vera rivoluzione, tra virgolette, perché introduceva un sistema di tipo tendenzialmente maggioritario per il 75% dei seggi e proporzionalistico per il restante 25%. Ora, da quel 1993 ad oggi, il nostro sistema è stato caratterizzato da un ipercinetismo elettorale compulsivo, perché si è cambiato sistema elettorale nel 2005 con il cosiddetto Porcellum, che poi è stato sanzionato dalla sentenza della Corte Costituzionale numero 1 del 2014, perché il premio non aveva una soglia inferiore e perché non dava la possibilità di esprimere preferenze. Poi c'è stato nel 2015 la legge elettorale Italicum di Renzi, sanzionata con la sentenza 35 del 2017 come incostituzionale, poi il Rosatellum sempre del 2017, quello vicente, che è stato modificato con la riduzione dei parlamentari del 33%, in sostanza una situazione, e questa che non evidenziamo a sufficienza, una situazione
non comparabile con altri ordinamenti di democrazia pluralista e occidentali, ma neppure dell'est europeo, perché noi abbiamo cambiato 9 volte il sistema elettorale in 30 anni. Ora, la legge elettorale, e questo è un dato che risulta evidente, è uno strumento tecnico ad alta valenza politica, è una norma di regime che coinvolge, come diceva il professor Marini, i soggetti politicamente rilevanti, quindi gli stessi che decidono sulla legge, e non è un caso che nel 1993 il Parlamento abbia approvato la legge sul sindaco e sul presidente di provincia, ma non abbia approvato una modifica del sistema elettorale, perché coinvolgeva loro stessi. E quindi il problema è evidente che ha dovuto essere risolto dal corpo elettorale. Ma non è soltanto il sistema elettorale, la legislazione elettorale di contorno. Sono già stati evidenziati molti problemi, il voto all'estero, il voto delle persone non residenti, l'organizzazione elettorale, sono tutte cose che fanno acqua e che dovrebbero essere riguardate. Ma il problema è la comunicazione politica, il problema è il finanziamento delle associazioni partitiche. In sostanza la legge più importante, perché la legge elettorale, è stata trascurata e modificata agli interessi dei soggetti politicamente rilevanti. Ed è su questo che stiamo discutendo, perché c'è un punto interrogativo che non viene e non può essere risolto, su cui si basa tutta la riforma costituzionale di cui stiamo discutendo in questo momento. E poiché so che ho parlato troppo, chiedo che il mio doppio lo risolva. Veramente un minuto proprio per ritornare su alcuni punti che sono stati sollevati sia da professor Ceccanti che dal professor Marini. Allora, è chiaro che altre cose forse urgevano, pensiamo a quello che sta accadendo in parallelo alla riforma costituzionale, il regionalismo differenziato, le polemiche che sta sollevando. Ma non sarebbe stato più semplice, l'ho detto anche al CNEL, anche se non ero presente, poi ho presentato uno scritto, pensare di tornare sulla riforma del Senato, visto che abbiamo un bicameralismo ormai, dopo il taglio dei parlamentari, completamente inutile per come è strutturato. Vedete che spesso a una delle due Camere manca il tempo sostanzialmente per decidere. Insomma, sono storie di ogni giorno le difficoltà che vive questo bicameralismo completamente inutile. Allora, questa potrebbe essere l'occasione per ritornare sulla questione del Senato e trasformarlo in un Senato per rivitalizzare le regioni. Sono convinto che se questo fosse fatto, tutta la storia del regionalismo differenziato si sgonfierebbe, perché le regioni entrano nel Senato e sarebbero lì a discutere sulle leggi. Quindi il tema si sgonfierebbe. Ma è possibile all'interno di dell'attuale configurazione governativa, in cui una delle parti ha un interesse molto forte su questo aspetto? E l'altra questione, su questo poi mi fermo, è stata toccata da tutti e due, è la questione del sistema elettorale. Ora, è chiaro che, Stefano, secondo me si sono fatti molto furbi, forse più furbi, questa attuale coalizione di governo, perché si ricordano quello che ha combinato Renzi tra il 2014 e il 2016, quando decise audacemente di riformare la Costituzione. Io non nascondo che appoggiai quell'idea, e contestualmente decise di adottare una legge, la Del Rio, con la quale cambiava strutturalmente il sistema locale, le province, in particolare trasformandole in area vasta,
E poi è rimasto col cerino in mano, perché diciamo, quella legge si collegava alla riforma costituzionale, la riforma è stata bocciata e siamo rimasti, diciamo, un po' zoppicanti su questi aspetti. E quindi non si scoprono, ovviamente. Però, chiudo, in tutti i sistemi europei in cui c'è un'elezione diretta del Premier, del Presidente del Consiglio, pensate alla Francia, pensate al Portogallo, pensate all'Austria, e c'è un doppio turno. Quindi non c'è, ma io direi, ma questa è una mia opinione, non può non essere in questo senso. Cioè, se questa vicenda va avanti, è chiaro che il doppio turno sarebbe la soluzione per semplificare. Non so, se, ovviamente questa è all'ordine del giorno, ne starete discutendo, non so cosa ne pensate voi, ma insomma, tutto qui, erano questi due punti che volevo riprendere, grazie. Nel 1996-97 la proposta Salvi e anche la proposta Barbera in realtà prospettavano il doppio turno, ma perché c'era stato il 94-95, il presidente Berlusconi era riuscito ad articolare vincendo sulla armata di Occhetto le elezioni, era riuscito ad articolare con i mezzi di comunicazione di massa della 5 al nord Bossi e al sud Alleanza Nazionale, ma era stato abbandonato da Bossi dopo pochi mesi. E a questo punto l'idea del ballottaggio venne alla sinistra dopo la vittoria di Prodi, ed era funzionale. Stanno guardando adesso, anche per questo si parla di ballottaggio a sinistra, ma non si parla di ballottaggio a destra, perché evidentemente c'è una eterogeneità. Però la proposta Meloni di elezione diretta del Presidente della Repubblica aveva il ballottaggio. Aveva il ballottaggio, ma perché era una carica monocratica. E poi perché era semipresidenzialismo. Francamente, il semipresidenzialismo francese, non ho ancora capito se la Meloni voleva il presidenzialismo statunitense o il semipresidenzialismo francese. Vi faccio notare che, essendo non soltanto anziano ma anche calvo, ho visto nascere la proposta di Amato del semipresidenzialismo, quindi dell'elezione diretta nel 1981-82 del Presidente della Repubblica a poteri invariati. E questo era una soluzione, ma adesso, poiché il pubblico è stato molto gentile e paziente, ci sono interventi? Una domanda al professor Cecchini. Yeah.
prima domanda. No, dunque, allora, sono due cose diverse. Il sistema elettorale in quanto tale può decidere se mi dà un vincitore oppure no, ma non mi dice niente su cosa succede dopo, il sistema elettorale. Secondo me in Italia noi abbiamo bisogno di un possibile sistema elettorale che mi dia un risultato chiaro, perché altrimenti se non è chiaro in Italia succede di tutto. Questo però riguarda la sera delle elezioni. La durata successiva non dipende dal sistema elettorale. Il sistema elettorale può solo produrre una maggioranza, punto. Lì si ferma. La sua efficacia finisce la sera delle elezioni. Riguarda, il resto riguarda le norme sulla forma di governo. Ora, la forma delle norme rigide sulla forma di governo comunale e regionale basate sul simul simul, nella stragrande maggioranza dei comuni italiani hanno prodotto governi di legislatura. Poi non è che lo garantiscono, nel senso che garantiscono che la legislatura duri quanto dura il primo governo. Questo è quello che garantisce il simul simul. Quindi non che duri 5 anni, ma che la legislatura coincide con il primo governo. Nella stragrande maggioranza dei comuni e in tutte le regioni, abbiamo avuto la durata di 5 anni. Poi, se ci sono dei contesti territoriali problematici, questo non accade. Però, cosa accadrebbe se non ci fossero quei vincoli? Perché questo è il problema, che noi in parte lo sappiamo, perché abbiamo fatto la prova con le regioni, perché le regioni è utile per capire. Le regioni nel 95 abbiamo cambiato la legge elettorale e basta. Okay? E quindi c'era un vincitore alla sede delle elezioni. E poi c'era scritto nella legge regionale, allora se c'è una crisi nei primi 2 anni si va al voto alla fine del primo biennio. Quante crisi abbiamo avuto secondo voi nel primo biennio quando facendo saltare la giunta andavi a votare al termine del primo biennio? Nessuna. Invece diceva se c'è una crisi dopo vediamo. Bene, alla mezzanotte del primo biennio in Campania, in Calabria, si sono messi a fare le giunte varie, tutti quelli che non erano diventati assessori hanno dovuto fare una nuova giunta perché altrimenti loro che facevano? Solo i consiglieri. Questo per dire che le regole non fanno miracoli, ma che le regole incidono. Però la durata degli esecutivi è legata alle norme sulla forma di governo, non sul sistema elettorale. Allora, sposterei la regola del simul simul sempre e comunque dai comuni alle regioni al governo nazionale? No, io non la sposterei a livello. E quindi devo trovare, da questo punto di vista, il governo ha detto no, è troppo rigida questa cosa, dobbiamo trovare altre soluzioni. E questo è giusto, cioè, io non contesto il fatto che il governo non abbia adottato il simul simul sempre e comunque, perché il livello nazionale è un'altra cosa, non è un comune e non è una regione. Bene. Io contesto che poi le soluzioni concretamente individuate creano una serie di problemi, anzitutto perché, primo, non mi si spiega quali sono, che sì, se il sistema del Premier si basa sul fatto che c'è una maggioranza in Parlamento, perché altrimenti ricadiamo in Israele, mi devi dire come nasce la maggioranza. Ora, al di là di chi ha sostenuto il doppio turno in una fase o in un'altra, se uno mi scrive ci deve essere una maggioranza assoluta in seggi alla Camera o al Senato per non violare la sentenza della Corte Costituzionale che ci vuole una soglia, ci deve essere una soglia. Se la soglia non si raggiunge ci deve essere il ballottaggio, è molto semplice, ma non perché giovi all'uno o all'altro il ballottaggio, ma perché o io non scrivo assicura e quindi non raggiungo la soglia, la maggioranza non c'è e si vede come c'è, o se ci scrivo assicura devo avere il ballottaggio. Ma il ballottaggio soprattutto lo devo avere perché se io carico questa cosa e dico che c'è un'elezione del primo ministro, come faccio ad avere un primo ministro che ha meno voti in percentuale di un sindaco sopra 15.000 abitanti? Perché il sindaco di Pisa deve essere eletto con la maggioranza assoluta e invece il premier d'Italia non deve avere la maggioranza assoluta? Non si può evitare questa precisazione. Io non voglio che il professor Marini mi porti un progetto completo di legge elettorale e con tutte le norme di contorno e così via. Però in quanti turni si elegge il Premier e con quale maggioranza? Non lo vuole scrivere in maggioranza, ma me lo deve dire prima di votare quel testo lì. Come si elegge la Camera dei Deputati? A che soglia uno ha diritto al premio, a che soglia non ce l'ha? Cosa succede se alla Camera e al Senato ci sono risultati diversi? E queste cose non mi importa che me le scriva tutte dentro, però me le deve dire, perché altrimenti su cosa voto io se si arriva a un referendum? Sul fatto che il professor Marini mi risolverà dopo i problemi che non mi spiega prima come si risolva? No, per cui lo dico nell'interesse di tutti, magari qualcuno se gli si spiega voterà no, però almeno votiamo capiamo su cosa votiamo, perché dobbiamo sapere quando votiamo sulla riforma costituzionale i lineamenti fondamentali della legge elettorale, altrimenti è un voto, chi si fida del professor Marini voterà sì, chi non si fida voterà no, ma non è un voto su un testo, è un voto sulla fiducia che non va bene. Grazie.
Subito le do la parola. C'è un elemento essenziale in tutta questa proposta che è molto interessante da parte del professor Ceccanti. In Francia nel 1962 si riformò l'elezione indiretta del capo dello Stato in elezione diretta e lo fece direttamente il capo dello Stato ai sensi dell'articolo 11 lo sottopose contrari l'Assemblea Nazionale, il Senato e il Conseil Constitutionnel al corpo elettorale. E c'è il tipo di maggioranza dentro, ma chi lo fece? Lo fece De Gaulle. Ecco, questo tipo di riforma invece non è fatto da uno, ma è fatto da 3, 4, 5, 6 e quindi è appesantito. Prego. Poi il... se ne può dire il suo nome e cognome. Maurizio Gasparotto. Maurizio Gasparotto. Sì. Allora, supponendo che questo tipo di riforma venga introdotta ovviamente nel migliore dei modi, come abbiamo sentito dai relatori, qual è l'impatto? Allora io direi di radunare le... Allora, sì, di il tuo nome. C'è la signora prima, poi... Ecco. Prego. Silvana? Questo è per Radio Radicale che affettuosamente ci sta riprendendo. E quindi sarebbe meglio dire anche il cognome. Pappagliani. Pappagliani, bene. Prego, signora. No, se ce n'è qualcun altro direttamente. No, poi ci sarà... abbiamo limiti di tempo, il professor Marini okay. Non ha intenzione di accettare il nostro invito. Che altro vorrei preservare diciamo, il mio rapporto patrimoniale. Ho molte domande da fare perché sono state dette delle cose ma sono stati chiariti pochi punti. La stabilità del governo non può essere un moloch, è importante, ma non può essere superiore all'esigenza di democrazia. Allora, il governo più stabile in assoluto è la dittatura, non c'ha problemi, dura. Ma noi vogliamo un governo che duri, però che rispetti le regole democratiche. Mi sembra che nel continuare a dire «Ah, ma non volete che gli italiani scelgano il Presidente del Consiglio?» sembra che poi il voto per il Parlamento non conti più niente. No, il voto per il Parlamento è importante, perché è un voto che poi si articola in diversi partiti. Non siamo ancora al partito unico, fortunatamente, in Italia. Quindi il Parlamento è importante e va rispettato. Ho sentito dire anche, forse non è necessario che il Premier abbia il voto di fiducia del Parlamento. Allora, stiamo proprio fuori dalla forma di governo parlamentare. Il voto del Parlamento è importante, perché in Parlamento ci sono i nostri delegati che vengono eletti sulla base di caratteristiche territoriali, ma anche sulla base di caratteristiche di scelte politiche. Allora, la Costituzione... ci insegnano che è la carta fondamentale. Perché? Perché nessuna legge, neanche votata al 100% del Parlamento, può violare i principi costituzionali. Anche se avesse la totalità del Parlamento, non è ammissibile. La Corte Costituzionale interverrebbe perché è incostituzionale. Quindi è importantissimo... Sì, mi lasci spiegare però i perché della domanda... È importantissimo che le cose scritte in Costituzione siano chiare, perché sulla base della Costituzione poi andremo a giudicare la costituzionalità delle leggi. E questo è un fatto fondamentale. Allora, detto questo,
Questo sistema lega, cioè oggi noi sappiamo che il Parlamento, le Camere durano 5 anni. Questa nuova legge lega invece la durata del Parlamento alla durata del Presidente del Consiglio, perché se il Presidente del Consiglio cade si va alle elezioni. È una forma di ricatto nei confronti dei parlamentari. È una forma di ricatto, perché se vogliono rimanere sulla sedia per qualche tempo in più, tutto va bene rispetto al Presidente del Consiglio. Allora, i poteri del Presidente della Repubblica. Intanto avete detto la cosa più semplice, non può più eleggere, non può più nominare i senatori a vita. Piccola cosa, peccato che sono tutte figure, non so se vogliamo ricordarle, ma sono tutte figure importanti per la loro storia, per la loro cultura, per quello che hanno fatto per l'Italia. Non può più scegliere a chi dare l'incarico come Presidente del Consiglio, perché è obbligato a dare l'incarico a questo che è stato scelto dal popolo italiano. Il popolo italiano che sceglie quello poi non può più scegliere niente nel corso del... Non può più, cioè è obbligato anche a, non può obiettare nulla sui ministri che vengono indicati dal Presidente del Consiglio. Allora, la mia domanda è, ma veramente siamo... Sì. La domanda è già fatta, perché se no non riusciamo a... Sì. No, ma ti ringrazio, guarda, solo che mi dispiace che al tavolo non ci sia nessuna donna, questo è. La domanda è, veramente per garantire stabilità ai nostri governi, l'unica forma era andare a violare le scelte fatte dai padri costituenti e la forma di governo parlamentare? Grazie per questo appassionato intervento. Il professor Carmelo Pandolfi. Fulco, grazie. Allora, molto brevemente, 2 premesse e 3 rilievi. La prima premessa, complimenti per lo spessore di queste cose, profonde e anche utili. La seconda, e io parlo da profano, anche se ricordo 1000 anni fa lo studio del diritto costituzionale comparato, i manuali di Crisafulli, Lucifredi, qualche cosa studiato 1000 anni fa, era la LUIS, poi ho fatto altro. Bene. I 3 rilievi, 2 un po' sono stati bruciati e quindi vado subito al terzo. Cioè io penso, da profano però, da cittadino, con senso civico, che il sistema elettorale è fondamentale. E direi anche che non è il caso di avere 20 regioni con 20 sistemi elettorali, sta cosa del voto disgiunto, sono cose che rendono odioso il voto anche da un punto di vista estetico. Io ho abituato un po' anche sotto un profilo storico il nome del partito liberale, repubblicano, socialdemocratico, comunista con la sua storia. Qui ci sono cacofonie anche lessicali e cose, cioè la scheda è quasi un po' da... Questo è molto importante. Non vorrei arrivare a una costituzionalizzazione del sistema elettorale, ma lo ritengo, è ovvio, importante. La seconda cosa sul Presidente della Repubblica, dov'è Silvana, io direi che a un certo punto uno potrebbe dire andiamo al presidenzialismo, no? Perché se lo si rende molto simile al Presidente della Repubblica Federale Tedesca o al Presidente di Israele che regna e non governa, ma il rilievo che vorrei fare è questo. Non è sufficiente dire c'è un Parlamento affinché ci sia un sistema parlamentare, no? Perché i 3 poteri, legislativo, esecutivo e giudiziario, sono quelli monteschiaiani, e poi il potere, il sistema è parlamentare quando si aggiunge la fiducia e sfiducia. Questa sorta di quarto potere. Allora, il sistema parlamentare è più garantista ma rischia di essere meno efficiente, no? Quello presidenziale è più efficiente, rischia meno garanzie. Abbiamo in sostanza il sistema presidenziale americano, il sistema parlamentare con le varie correzioni. E c'è tutta una storia, è importante conoscere la storia moderna, soprattutto inglese, magari anche quella medievale. Perché questi artifici? Cioè, perché questo inventare? C'è il grande sistema semipresidenziale francese, c'è quello tedesco della Sparklause, perché non ispirarsi anche a tradizioni storiche? E vorrei sapere la vostra opinione, qualche tempo fa lo si diceva, ma parlo forse di 30 anni fa, sul sistema tedesco, che avrebbe il vantaggio di accogliere l'istanza federalista italiana, che non è uno Stato unitario fin da tempi antichi, che conserva la posizione positiva secondo me del proporzionale, ma lo corregge con la Sparklause. Cioè il midollo della sostanza è
perché si getta la moneta e rapsodicamente si inventa un sistema nuovo che non fa i conti anche con la tradizione storica. Questo vorrei domandare e vi ringrazio. L'ultima domanda di questo primo giro è quella della signora. Di questo primo giro ho sottolineato. Primo giro, altro regalo. Allora, scusate, non sono una tecnica, anch'io ho memorie molto lontane del Crisafulli che ha citato lui. Vabbè, comunque io ho studiato a Napoli, c'era il professore, il testo di Crisafulli io l'ho studiato. Vabbè, comunque, antiche conoscenze molto risalenti, quindi non sono stata neanche in grado di capire fino in fondo i tecnicismi, che pur è mio dovere andare a vedere, no, prima di esprimere un parere. Però io sono d'accordo con quella signora quando dice che abbiamo l'impressione che a furia di semplificare per ottenere questa fantomatica diciamo stabilità, noi semplifichiamo troppo. Cioè, mi è colpita una frase del professore, mio concittadino grottaferratese, quando ha detto: è l'uomo forte che ricatta il Parlamento, quando il Parlamento dovrebbe essere il cuore pulsante dello Stato, è il corpo elettorale che sta lì, è la mappa politica dei cittadini. Quindi come potrebbe essere ricattato da un primo ministro, detto premier, che appunto può creare la crisi di governo e quindi dire di andare alle elezioni? Ovviamente dovrebbe essere forse il contrario. Poi chiedo, quando nella democrazia parlamentare, noi sappiamo, ci sono i pesi e i contrappesi fra i vari organi, e il motore di questo meccanismo è il corpo elettorale. A me sembra che con questa riforma quest'uomo forte è un po' troppo forte. Cioè, dov'è il pluralismo? Cioè, voglio dire, dove è garantita la rappresentatività vera del corpo elettorale? Diceva la signora, io sono d'accordo, la dittatura garantisce la stabilità, eh? Cioè, voglio dire, se noi vogliamo semplificare al massimo, eleggiamo uno che decide per tutti. Voglio dire, forse sto estremizzando, la paura è quella, perché noi a forza di semplificare abbiamo ridotto i parlamentari, vogliamo addirittura togliere una camera, quella del Senato, qualcuno lo propone, e vogliamo addirittura l'uomo forte al governo. Poi un'altra domanda, quando noi andiamo a votare, votiamo una maggioranza, e chi va a fare il Presidente del Consiglio, per quanto sia nominato dal Presidente della Repubblica, è quello designato dal corpo elettorale. Allora, questo meccanismo in parte già c'è, allora perché si dice il corpo elettorale vota il Premier? Non lo so, mi sembra una cosa un po' demagogica, cioè a me pare che questa cosa già c'è. Scusate l'ignoranza, la vorrei capire, grazie. Grazie. Diciamo che... Beh, guardi che oggi la moglie sarà preoccupatissima. Comunque, ecco, vorrei capire qualcosa di più o approfondire. Allora la domanda che si fa adesso, quello che lei ha detto, ma su quelle, sono condivisibili quello che hanno detto le persone che hanno partecipato. Però c'è un'unica domanda alla quale che è stata fatta e alla quale non avete potuto rispondere, ma non per colpa nostra, che è quella. Grazie signora.
questo punto io incomincerei da mio doppio, dal professor Bifulco, poi passerei a Ceccanti e poi se ci sono altre domande verremo del convegno a creare una coscienza critica, a promuovere un'attività culturale, quindi tutte le domande sono bene. Allora, cerco di essere sintetico. Le domande sono state differenti ed è chiaro che sono emerse anche, diciamo, proprio preferenze differenti, no? Critiche radicali a questo modello. Il gioco al quale ho giocato io è stato quello di rimanere dentro la proposta per vedere se risolve dei problemi. E sono partito proprio dagli aspetti che sottolineava la signora, cioè quando è stato elaborato questo modello la preoccupazione era sì l'efficienza, la stabilità, ma anche la garanzia della sua democraticità. Quindi queste sono le coordinate del modello. E poi un modello che ho provato a dirlo, risale nel tempo, diciamo, è un modello, quello del premierato, che è stato scelto da chi era a sinistra l'estrema all'interno della bicamerale, per tutti i motivi che volete, però non è che se l'è inventato un uomo di destra. Ora, al di là di questa cosa, destra, Salvi no. Beh, strategicamente, lo posso capire. Minaccia al Parlamento. Allora, è questione della fiducia, qui molto sintetizzando. Ma perché siete così convinti che nei grandi sistemi parlamentari questo gioco non funzioni? Prendete il Regno Unito. Nel Regno Unito, per motivi che tutti conosciamo, legati alla struttura partitica e politica, il Premier è più forte del Presidente degli Stati Uniti. Il Premier governa il Parlamento. Il giorno dopo le elezioni ne ha il controllo totale, manda un ordine e gli altri eseguono, e quando è al culmine della forza manda a casa i parlamentari. Lo sapete tutti, è una regola, se non manda a casa, non dico a metà della legislatura, ma dopo un po', se non li manda a casa, viene sicuramente segato dagli elettori. Appunto, quindi attenzione, diciamo, nella madre della democrazia parlamentare. Sui poteri del Presidente della Repubblica, la domanda più puntuale, indubbiamente, i poteri del Presidente rispetto a come li conosciamo, come si sono sviluppati in questi 70 anni, si riducono. Chiaro, l'intento è questo, ma perché l'intento è creare, diciamo, l'idea è creare accanto al Parlamento, una fonte di la principale fonte di legittimazione popolare, un'altra figura che non necessariamente, secondo me, si identifica con l'uomo forte o con la donna forte, un'altra figura, diciamo, che abbia una sua legittimazione. È chiaro, dipende tutto da come viene sviluppato il modello. Diciamo, questa è la mia sensazione, diciamo. Sì, no, la prima cosa da dire è questa: i costituenti non pensavano affatto di aver fatto un testo perfetto sulla seconda parte. Questo ce l'hanno, c'è la bellissima intervista che di Dossetti e Lazzati a Elia Scoppola, che dice a un certo punto c'erano stati vari emendamenti, molte delle cose che noi abbiamo discusso erano stati presentati come emendamenti all'Assemblea Costituente, quasi tutte, perché non si inventa mai niente. Dice Dossetti in questa intervista, ci convocò in segreto il Presidente del Consiglio in un convento e ci disse: guardate, non avete capito, c'è la guerra fredda, noi non ci fidiamo degli altri, gli altri non si fidano di noi, questi emendamenti saranno pure tecnicamente, li dovete cestinare perché siamo d'accordo in questa fase per fare un governo debole. Questo è detto così, da parte di uno che aveva presentato fra l'altro vari testi. C'erano, certo. No, ma Costantino Mortati diceva sempre che la prima parte è riuscita benissimo, la seconda è incongruente rispetto alla prima, perché la prima ti fissa delle finalità fortissime. Beh, insomma, la guerra fredda lacerava le forze politiche all'interno. Ma non penso che noi possiamo dire che le forze politiche italiane possiamo contestare oggi.
siano a favore di modelli antidemocratici. Sì, ma ora, a parte l'America, il nostro paese non è... Cioè, le motivazioni di fondo di un governo debole sono finite nel 1989. Questo per questo è iniziato questo dibattito sulle riforme. Poi uno può condividere... La cosa importante è che loro non credevano di aver fatto un testo ottimo sulla seconda parte. E anzi, ritenevano che i governi deboli, costruiti volutamente deboli, la seconda fossero in contraddizione perché ritenevano che i principi forti della prima parte non si coniugassero con strumenti di governo. Questo è il punto. Per cui non possiamo sacralizzare noi quello che non sacralizzavano loro. È quello che Costantino Mortati o Dossetti ritenevano imperfetto. Poi ripeto, c'è modo e modo di farlo. Quindi le preoccupazioni che ci sono legittime, ma vanno spostate in motivazioni di merito, non sul fatto che è intangibile la seconda parte. Allora, il problema del potere del Presidente della Repubblica è un problema effettivamente reale che ci sarebbe in maniera del tutto forte se noi adottassimo un sistema come i comuni e le regioni. Infatti lì non c'è il Presidente della Repubblica. Se io mettessi tutto automatismi, il Presidente della Repubblica non saprebbe cosa fare, non avrebbe cosa fare. Quindi l'argomento del potere del Presidente della Repubblica ci serve per escludere la soluzione estrema, cioè prendere il modello comune e prendere il modello regione. Però noi dobbiamo anche prendere atto che la debolezza dei governi ha fatto sì che i poteri del Presidente della Repubblica si siano espansi più di quanto volessero i costituenti. Cioè nella logica dei costituenti doveva funzionare prima il motore numero uno, il rapporto tra maggioranza parlamentare e governo. E poi le volte che il sistema andava in tilt scattava il motore di riserva che era il Presidente della Repubblica. E per questo abbiamo comunque bisogno di lasciarci dei margini di intervento del Presidente della Repubblica. Però negli anni passati, a fin di bene, ma troppo frequentemente, il secondo motore sembrava diventato il primo. Perché se noi teorizziamo che i governi deve scegliere il Presidente della Repubblica e non l'elettorato, e allora la domanda è, vabbè, allora eleggiamo direttamente il Presidente della Repubblica. E questo è cioè, guardate che qui le cose si tengono, perché scegliere una volta un primo ministro perché siamo nel caos rientra in una funzione di garanzia. Ma se uno mi dice che sempre gli elettori non devono decidere niente, il governo deve fare il Presidente della Repubblica, sorge l'esigenza democratica di eleggere il Presidente della Repubblica. Io non sono d'accordo, però allora diventa... Infatti le proposte di elezione diretta del Presidente della Repubblica quando è che diventano forti? Quando il Presidente nomina lui il Presidente del Consiglio. Allora, qui ci sono però dei problemi che pone il testo del governo, perché il testo del governo, per il semplice fatto che qui, mentre nei testi precedenti, come in quello di Salvi, il primo ministro non era eletto direttamente. In tutti quei testi lì sul premierato si eleggevano i deputati e come stava scritto nella tesi numero 1 della Costituzione dell'Ulivo, i deputati che venivano eletti in collegi nominali mettevano sulla scheda il primo ministro che avrebbero sostenuto, ma non c'era un voto, si eleggevano i parlamentari e questi indicavano il relativo Presidente della Repubblica. Se invece uno ci scrive proprio in Costituzione il Presidente del Consiglio eletto direttamente, questo provoca dei problemi, perché il diritto è forma e la forma è sostanza. Un conto è se uno lo indica, elegge una maggioranza e questa indica, un altro conto è se eleggi direttamente. Questo, mi scuso della parentesi un pochino più tecnica, però serve. Tutti gli atti del Presidente della Repubblica escono con la firma di un membro del governo, perché così vuole il nostro articolo 89 della Costituzione. Quindi escono con la stessa forma degli atti che noi diciamo essere atti del Presidente della Repubblica a cui il governo fa da notaio, degli atti del governo a cui noi diciamo che il Presidente della Repubblica fa da notaio e degli atti dove si devono mettere d'accordo. Quali siano questi atti? Non c'è scritto. Deriva dalla storia costituzionale. Allora, per esempio, nella storia costituzionale si è imposta una cosa giustissima, ma che non era la conseguenza automatica della Costituzione, che i 5 giudici costituzionali scelti dal Presidente della Repubblica li sceglie davvero lui e la firma che mette il governo è una firma da notaio. Si è imposta questa giusta interpretazione, ma poteva imporsi anche l'interpretazione opposta, quella che li sceglieva il governo e che il Presidente faceva da notaio. Se io cambio il sistema di elezione e mentre oggi vengono dagli stessi voti numericamente, anzi il Presidente della Repubblica viene da qualche voto in più perché ha eletto anche i delegati regionali, se io non cambio e non scrivo elezione diretta, tutto continua ad andare come ieri. Ma se io ci scrivo il Presidente del Consiglio eletto direttamente, uno,
che dice: ma io sono arrivato qui perché sono stato eletto a 20 milioni di persone. È vero che fino ad oggi la nomina dei giudici costituzionali si interpretava nel testo che li sceglievi tu e io facevo a notaio, ma siccome è cambiata la Costituzione, io ora sono eletto direttamente, mi dispiace, ma li voglio scegliere io e tu fai da notaio, oppure gli dico decidiamo. Per questa ragione, ci sia il professor Marini, uno degli emendamenti più sensati l'ha scritto un eletto di Fratelli d'Italia, che è il presidente Pera, il quale ha scritto: no, siccome c'è l'elezione diretta, bisogna cambiare l'articolo 89 e dire su alcune cose li firma solo il Presidente della Repubblica, il governo non li firma, la nomina dei giudici costituzionali li sceglie lui, non ci deve essere più nessuna firma del governo. E ha fatto un elenco degli atti che il Presidente della Repubblica dovrebbe decidere da solo, senza più nessuno, esattamente per rispondere. Quindi la risposta a queste preoccupazioni sta nell'emendamento del senatore Pera. Per questo io avrei voluto chiedere qui in diretta al collega Marini: scusa, ma voi che parere date sul testo del senatore Pera? Perché anche quello è determinante alla fine dell'equilibrio dei poteri. Grazie. Splendido. Ci sono altre domande? Prego. Io mi chiamo Carlo Corsetti. Corsetti. Sì, prego, prego. La mia non sarà una domanda, sarà una considerazione, ma breve. E la mia considerazione breve inizia dal locandina che ho visto di questo incontro, di cui ringrazio chi l'ha organizzato, ovviamente. Nella locandina si legge: riformare la Costituzione, quale premierato? Questa semplice indicazione dell'argomento di oggi a me fa dei problemi grandi, enormi, perché già si parla di riformare la Costituzione. Riformare la Costituzione significa riformularla, la Costituzione, infatti stiamo sentendo. Ora, nella Costituzione, l'articolo 138, non si parla di riforme, si parla di revisione, che è concetto ben diverso. La revisione significa ritocchi, significa messa a punto, non significa cambiare la forma di governo. Non significa cambiare la forma di Stato, il regionalismo differenziato. Non significa preparare il passaggio dal bicameralismo al monocameralismo, che sarà il passo successivo, evidente, già preparato dalla riduzione dei parlamentari. Noi qui questa sera abbiamo sentito discutere tra persone competenti, ci mancherebbe evidentemente, ecco, da persone competenti che pongono la questione quale premierato, e in questo porre la questione emergono disaccordi tra tre persone. Allora noi stiamo propagandando di fatto e sostenendo un progetto eversivo della Costituzione, perché viene promosso dall'alto, non è un progetto eversivo rivoluzionario del popolo, di gruppi extraparlamentari, eccetera. Noi qui, in nome di quella clausola, revisione, le leggi di revisione, stiamo procedendo a modificare la forma di Stato. Non è più una Repubblica una e indivisibile, ma una Repubblica di tipo consensuale. Le regioni aderiranno nella misura che aderiranno. Stiamo modificando la forma di governo. Non è più una Repubblica parlamentare, ma è una Repubblica non si capisce, tant'è vero che i relatori non sono d'accordo tra di loro. Allora, tutto questo che viene messo in campo in nome della parola revisione. Siamo sicuri che quel concetto di revisione autorizzi tutto questo macello?
E siamo sicuri che tutto questo macello porterà a una situazione migliore, migliorativa della situazione attuale? Io non ne sono sicuro. Se volete, prendetela come domanda. Grazie. Grazie professor Corsetti. Grazie per aver accennato all'articolo 138, ma la mia risposta è che c'è il 139 e ci sono i principi supremi dell'ordinamento che non possono essere modificati. Ma signore Benedetto, adesso faccio il sottotenente degli Alpini e parlo senza microfono. Ah sì, prego. Lei credo che sia il professor... No, ma non è per noi, è perché poi la seguono così la... Se lei spiega... No, c'è la registrazione. C'è la registrazione audio-video. Cioè ci sono i... La forma di... Se ci dice nome e cognome... Nome e cognome poi interviene perché poi si... Nome e cognome. Arpaia, anch'io come l'ultimo intervento voglio fare una considerazione, però nel senso del tutto opposto, associandomi a quanto ha detto il professor Ceccanti nel suo ultimo intervento, che condivido completamente. Voglio soltanto ricordare a coloro i quali hanno sostenuto con calore la difesa della Costituzione repubblicana, che la Costituzione repubblicana ha quasi 80 anni. E non sono passati in vano questi 80 anni. In questi 80 anni è nata l'Unione Europea, che non c'era quando la Costituzione è stata fatta. In questi 80 anni si sono sviluppate situazioni economiche, politiche e sociali completamente diverse da quelle in cui si è operato per produrre la Costituzione repubblicana, che io per il mio mestiere antico ho difeso per tantissimi anni di insegnamento. Quindi dico soltanto che ricordiamoci quello che è stato detto in questo dibattito. In questo dibattito c'è stato, ripeto la parola, un dibattito tra chi sostiene una certa tesi per modificare la Costituzione, perché le Costituzioni si modificano quando ci sono necessità di farlo. E noi siamo nella situazione politica che prevede la necessità di fare una modifica costituzionale, di creare una Costituzione nuova. Tant'è vero che non solo da destra, ma da sinistra è partita l'iniziativa della modifica costituzionale in ordine appunto ai problemi di direzione del governo, Presidente della Repubblica, eccetera. E sottolineo solo una frase del professor Ceccanti. Vi siete dimenticati i grossi problemi che noi abbiamo avuto a livello di governi, i grossi problemi che hanno portato, come ha detto giustamente il professor Ceccanti, a un'invasione di campo del Presidente della Repubblica in barba alla Costituzione che voi difendete in maniera così calda e che io ho difeso, ricordandomi la famosa frase di Calamandrei: la Costituzione non è un pezzo di carta che si prende e si butta, si difende con la propria azione. Ma Calamandrei in quale anno parlava? Parlava oggi? Non credo. E gli altri costituzionalisti sono stati citati. Qui c'è stato un dibattito serio, approfondito, tra una tesi di riforma e un'altra tesi di riforma. E io credo che alla fine, con questo dibattito approfondito, si arriverà ad ammodernare il nostro Stato, il nostro ordinamento, che ha bisogno di essere ammodernato. Grazie. E scusa. Allora, mozione d'ordine.
lei e poi facciamo le conclusioni, perché credo che ci siano dei problemi poi. La forma repubblicana non può essere oggetto di riforma costituzionale, di revisione costituzionale. Questo era evidentemente per il problema della monarchia. Il professor Biscaretti di Rufia sosteneva già negli anni 40, inizi anni 50, che la modifica dell'articolo 139 avrebbe dato la possibilità di reintrodurre la monarchia attraverso una consultazione popolare. Nella Corte Costituzionale, con una sentenza del 1988, ha evidenziato che ci sono alcuni principi supremi che non sono soggetti a revisione costituzionale, e tra questi c'è quello del rappresentativo, c'è quello democratico e via dicendo. Ma in sostanza il problema non è quello della revisione della Costituzione in toto, perché se no ci dovrebbe essere una nuova assemblea costituente, e è già stato tentato con la Commissione D'Alema e prima ancora con la Commissione De Mita-Iotti. Il problema è vedere se si può evitare i temi che sono stati sottolineati in maniera negativa dalla proposta Renzi del 2015-2016, e cioè una ipotesi di tipo complessivo. Io per esempio ero favorevole alla posizione di alcune regole spacchettate nel 2016, e ci siamo rivolti addirittura per impedire il referendum e per spacchettarlo. Oppure qui si tratta di vedere se questa riforma sarà razionale e se non incide sul principio democratico e rappresentativo e sull'equilibrio dei poteri. Ed è su questo, è per questo che deve essere discussa. Discussa e articola, ed è giusto che il sindaco abbia attivato il processo di consultazione anche popolare. E io credo che sotto questo punto di vista ce ne dovranno essere altre di esperienze di questo genere. Un'osservazione prima di passare brevissimamente la parola ad altri. Il problema della revisione costituzionale e della Costituzione è stato posto da Dossetti a Monteveglio nel 1994, perché è vero che c'è l'intervista, ma a Monteveglio di fronte al crollo dei partiti che erano la base materiale della Costituzione, dei partiti che l'avevano approvata, i socialisti, i comunisti e i democratico-cristiani, Dossetti, che nel 1947 aveva prospettato un lodo con Togliatti per demaggioritarizzare la legge sul Senato, nel gennaio 1947 espresse l'idea di esternalizzazione della Costituzione, e cioè la Costituzione doveva basarsi sull'Unione Europea da un lato e sui principi di libertà rooseveltiani. Questo vuol dire che le modifiche della Costituzione possono essere fatte, ma stando bene attenti che non siamo un comune o una provincia, e che si può fare l'elezione diretta del Presidente del Consiglio come se fosse un sindaco o un Presidente di Regione solo se c'è un potere federale dell'Unione Europea, e questo non c'è ancora. E questo è uno dei problemi su cui riflettere. Prego. C'era una signora pure che guarda un po'. Sì.
Salve, ringrazio i professori per, effettivamente, per questo incontro e anche il sindaco, effettivamente è stimolante, sono argomenti che dovrebbero essere, diciamo, maggiormente diffusi fra la popolazione a livello giornalistico, perché mi rendo conto che della Costituzione veramente noi ne sappiamo poco. La mia percezione di semplice cittadino è che la Costituzione in questi ultimi 20-30 anni l'ho vissuta veramente come una luce, qualcosa che ci ha salvato da tutte le tempeste e tutte le turbulenze. Noi cerchiamo di studiare tutte le democrazie occidentali, tutto il panorama, a cui è bello riferirsi e cercare di capire i comportamenti, come per esempio quello inglese. Però chiaramente parlare di quello inglese non significa che è giusto che sia un vestito che possa essere calzato da noi. In quanto, come diceva anche il professore che adesso non c'è, noi dobbiamo fare i conti con quello che siamo. Noi abbiamo una cultura, abbiamo tanti difetti, tanti pregi e dobbiamo, secondo me, non vedere solamente la Costituzione come qualcosa di esterno e di tecnico, che giustamente voi analizzate tutti gli aspetti, tutti le componenti, ma bisogna anche capire come la vivono le persone questa Costituzione. Quando si parla di corpo elettorale, io penso che questo corpo elettorale è estremamente smembrato. Abbiamo visto dei forti punti di assenteismo e quindi quando parliamo di corpo elettorale che non arriva certe volte al 50%, certamente delle domande dobbiamo porcele. Se coloro che vogliono fare il cambiamento delle regole, il cambiamento dello Stato, il cambiamento sì, vanno cambiate le cose adeguate ai tempi, ma un'evoluzione che sia umana, che sia italiana, che sia delle persone, delle famiglie, delle imprese, di tutta la società. E qui, in effetti, mi sembra che questa riforma, questa proposta, cerca di essere la solita toppa forte per poter semplificare e cercare di tenere in piedi una costruzione, qualcosa che all'interno già si è svuotata. Cioè noi abbiamo visto un corpo elettorale che non partecipa, che è molto distante, non partecipa perché è distratto. E vorrei fare esattamente la domanda che è questa: secondo voi possiamo ipotizzare una riscrittura, una costituente basata su una costituzione e su meccanismi anche di equilibrio dei poteri che venga studiata poi da persone dalla Corte Costituzionale e non dai politici che hanno chiaramente finalizzato le soluzioni per cercare di mantenere in vita i loro apparati? Si può cercare di fare in modo che la società sia più vicina, sia un problema di cultura? Ecco, questo praticamente. Cioè il modello attuale di pensare che la soluzione possa venire dall'alto, studiata come un algoritmo e possa funzionare, secondo me non va bene. Cioè, secondo me dovreste essere voi costituzionalisti a descrivere le regole e anche quelle della riforma elettorale. No, parliamo di regole, cioè di regole scritte, non parliamo di formule, regole scritte diciamo da politici che hanno l'obiettivo di certamente solamente di restare, diciamo, avere delle rendite di posizione, perché cambia il vento, cambia il tempo, si creano delle situazioni che poi alla fine cambiano. Grazie. Può dirci il suo... La sala. Grazie infinite. C'era un'altra domanda, sì.
leggiamo il, la nuova versione. Si dice al comma B sostituire la bozza con la seguente. Prego. Nell'emendamento, nell'accordo che c'è stato, ce l'ho, all'interno delle forze di governo si dice che in caso di ne abbiamo parlato prima, no? Di dimissioni volontarie, e qua bisogna capire che cosa vuol dire volontarie, e del Presidente del Consiglio, lui può proporre lo scioglimento delle Camere entro 7 giorni al Presidente della Repubblica, che lo deve disporre. Se non esercita, se viene, diciamo, se si dimette e non esercita questa facoltà, qui c'è l'apertura alla seconda, diciamo, figura, in altri casi entra di nuovo in gioco il Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica dice può conferire per una sola volta l'incarico di formare il governo al Presidente del Consiglio dimissionario, cioè quello che si è appena dimesso, lo rimanda di nuovo dinanzi alle Camere, o a un altro parlamentare. Questo altro parlamentare deve essere, dice, eletto in collegamento con il Presidente del Consiglio. E in questa ipotesi che emerge la possibilità, l'hanno, diciamo, ridotta rispetto all'impianto originario, della seconda, del diavoletto che sta nascosto. Venga eletto Raffaele Bifulco, non piace più, a un certo punto lui che Stefano sta nella mia maggioranza, insomma potrebbe essere rieletto lui in base a questa norma. Eletto lui. Quello però non può essere sostituito se non andando a votare. Ah, cioè, questo è il punto. Cioè il primo, l'eletto direttamente, può essere sostituito. Poi ce ne può essere solo un secondo e il secondo non si tocca. Sì, signori, direi a questo punto di ringraziare l'amministrazione comunale e il nostro sindaco. Sì, dimmi. Volevo solo dire una cosa, non è che se uno non cambia il testo non succede niente, questo, cioè se io non cambio la Costituzione resta tutto uguale, cioè, il bicameralismo non esiste più, cioè sta scritto nella Costituzione, ma non esiste più. Perché siccome era un meccanismo talmente complicato, di fatto si è deciso che le leggi si mandano a una Camera sola e l'altra la ratifica e basta. E magari il governo, se in una Camera è messo peggio, manda tutti i testi difficili, glieli manda dopo. Quindi se uno pensa che è contrario alla riforma perché vuole tenere le cose come sono sono già cambiate. Infatti uno dei problemi di fondo di cambiarle razionalmente, che se uno non le cambia razionalmente, cambiano irrazionalmente di fatto. E anche il tema dell'Unione Europea, cioè che molte decisioni sono prese anche al Consiglio dell'Unione Europea, guardate che a parità di abitanti, se un paese manda in 5 anni 5 Presidenti del Consiglio e uno ha lo stesso Presidente del Consiglio, cioè se tu sei Angela Merkel, ci stai 16 anni e ti passano davanti 7-8 Presidenti del Consiglio e alla prima riunione a cui si presentano ci hanno raccontato da Prodi a Berlusconi, dicono ah tu sei il nuovo, ma quanto ci sta, per quanti consigli ti vediamo? Guardate che questo è un problema, cioè è un problema serio, perché vuol dire che un paese ha un'importanza nelle decisioni collettive che ricadono su di noi a parità, certo il Presidente del Consiglio italiano conterà sempre di più del bravissimo Presidente del Consiglio di Malta, però rispetto ai paesi che hanno una dimensione simile, che possa essere la Francia, la Germania ha più abitanti e così, la Spagna ne ha di meno, il peso geopolitico di un paese e l'influsso delle decisioni è minore. Quindi il tema dell'Unione Europea è un tema complesso che riguarda sia gli equilibri tra poteri ma anche l'efficacia decisionale di un paese. Splendido. Noi siamo giunti al termine, in questo momento ringraziamo l'amministrazione comunale, il sindaco che non solo ci ha ospitati ma che ha organizzato il tutto. Possiamo dire che personalmente sono soddisfatto, ringrazio i presenti,
professor Bifulco e professor Ceccanti in ordine alfabetico, e dico che il professor Marini in realtà è stato rappresentato anche dal professor Ceccanti nell'ultimo intervento. Questo dimostra che il colloquio è interessante, ma rimangono forti i miei dubbi sulla possibilità e sull'opportunità di cambiare prima delle elezioni europee e prima delle elezioni americane. Quindi con ponderazione, lento pede e ambulatio. Grazie, buon appetito. Grazie.